Buonasera, bentrovati cari amici di Focus, il Mistero della Vita. Bentrovati tutti quanti, sono molto felice di essere qui con voi questa sera. Questa sera, come voi avrete letto nel post di Focus, abbiamo un collegamento internazionale. Questa sera andiamo in Francia, recentemente siamo andati a Gerusalemme. Questa sera andiamo in Francia, nel centro della Francia. La prossima settimana andremo in India invece. Andremo a Mumbai quando avremo la lezione della Lux sulla Bhagavad Gita, dove ci collegheremo con Jaya Rao. Sarà molto interessante. Spero che voi riusciate ad essere presenti a quella diretta, perché è alle ore 15. Sapete che le lezioni della Lux, l'Università della Conoscenza, sono alle ore 15, quindi sarà martedì prossimo questo collegamento con l'India. Ma questa sera andremo in Francia e soprattutto andremo da una persona veramente straordinaria. Io sono molto felice di averla come ospite con noi su Focus, il Mistero della Vita, e nel salotto di Anna. Non capita sovente di incontrare delle persone di grande rilievo e di grande valore. Anne Givaudan sicuramente è una di queste persone, ha una storia veramente molto bella, molto interessante, tanti di voi sicuramente la conoscono. E, per chi non la conosce, questa sera sarà un'opportunità per incontrare una persona davvero straordinaria, come vi dicevo. E quindi benvenuta ad Anne Givaudan, benvenuti, benvenuti Anna. Grazie, Benvenuti a Focus. merci di m'aver invitato. Grazie Anna e grazie di avermi invitato. Ecco, Francesca sarà l'interprete preziosissima per noi. Grazie Francesca, benvenuta anche tu nel salotto di Anna, benvenuta in Focus, il mistero della vita. Vi do il benvenuto anche a nome di Enrico Ballantini, che è il fondatore di questo canale, che è molto contento anche lui e onorato di avervi come ospiti nel nostro salotto. Ora, parlare di te, Anne, non è facile, perché hai fatto veramente tante cose ecco, nella tua vita, soprattutto. Sei una persona che ha vissuto delle esperienze davvero molto straordinarie. Se vado troppo veloce, Francesca, mi dici? Molto, Bellissimo, grazie. Anche perché Anne capisce l'italiano, non lo capisco. molto bene. È come succede per me, capisco tanto del francese, solo che non lo pratico molto. Je ne parle plus français parce que je n'avais étudié beaucoup de temps passé. Allora. Questa sera affronteremo tanti argomenti veramente molto, molto, molto interessanti, grazie alla nostra preziosissima ospite. Che dirvi di Anne? Anne, come avrete letto nel post, ha scritto molti libri sulla spiritualità, ha fatto delle esperienze, ripeto, straordinarie di cui parleremo tra poco, e soprattutto la cosa molto interessante è che nel nostro presente, nella nostra attualità, ci sono le cose che Anne ha scritto insieme al suo primo marito, Daniel Meroy, 30 anni fa. E questo è veramente molto, molto interessante, quindi cercheremo di capire un po' il perché. Nel senso che come questo passato segnava già e portava già i semi del nostro presente e come gestire questo presente. In che modo riuscire a confrontarci nel modo più adeguato per riuscire a fronteggiare questi venti di cambiamento a cui stiamo andando incontro, no? C'è un aspetto molto simpatico questa sera, perché sapete che Anne, lei ama definirsi la reporter dei piani sottili. Io dico che faccio l'ufficio stampa dei piani alti con i miei libri, col mio lavoro, per cui questa sera stiamo facendo l'incontro di due uffici stampa. Benvenuta. È Nous sommes molto simpatico.
È molto simpatica questa cosa. Addirittura reporter, tra due uffici stampa, Ne vedremo delle belle. Avremo tante cose da raccontare. Da dove iniziamo? Iniziamo dalla biografia di Anna, voi l'avete letta. Io direi di andare subito al sodo, perché tutte le indicazioni sulle cose che ha fatto Anna io ve le ho volute già scrivere proprio per guadagnare tempo, però noi sappiamo che davvero ha scritto tanti libri, ha fatto molte, molte esperienze, ha precorso i tempi e oggi come oggi ha un libro che è molto, molto importante, dopo ne parleremo, dove davvero vediamo svelate tante cose della nostra realtà. Ma iniziamo subito, Anna, se sei d'accordo, con quella che appunto è stata la tua prima esperienza, cioè quando tu hai incominciato a fare le tue esperienze dei viaggi astrali. Allora, traduco solo questa, le domande che fai le traduco in francese per i francesi che ascolteranno la conferenza. Donc, l'esperienza a propos des voyages astral, qu'est-ce qui s'est passé, comment tout a démarré? Alors, comment tout a démarré? Moi, j'avais déjà petite des perceptions subtiles. Io sin da piccola avevo delle percezioni sottili. C'est-à-dire, je voyais des lumières autour des corps, je voyais des silhouettes, vedevo des visages. Delle luci intorno al corpo, delle sagome, dei volti. Et puis, j'avais cette aptitude, mais quand je suis devenue étudiante. Quindi avevo un po' queste capacità e quando sono diventata studente. Un jour où j'étais allongée sur mon lit en train de me reposer entre deux cours. Un giorno mentre ero sdraiata sul letto mentre mi riposavo tra due corsi. Je me suis brutalement retrouvée en dehors de mon corps physique. Mi sono brutalmente ritrovata fuori dal corpo fisico. Et là, ça m'a fait une impression, ça n'a duré que quelques secondes, peut-être même moins. Questa cosa è durata solo pochi secondi, anche meno. Mais ça m'a provoqué un choc. Ma ha creato in me uno shock. De voir mon corps physique en dessous de moi. Di vedere il mio corpo fisico al di sotto di me. Et de voir que moi j'étais à l'extérieur, enfin que ma conscience en tout cas était à l'extérieur. E di vedere come la mia coscienza era fuori dal corpo, all'esterno. Et quand j'ai vu ça, e quando ho visto la seule questo, chose que j'ai pu me dire, c'est est-ce que c'est ça la mort? La prima cosa, la sola cosa che ho potuto dirmi è, ma è questa la morte? Et à l'époque, j'entendais personne ne parlait de ça autour de moi. Et à l'époque, nessuno parlava di queste cose intorno a me. C'est l'époque où j'ai connu donc mon premier mari. Et anche l'epoca in cui ho conosciuto il mio primo marito, Daniel. Et comme par hasard, il avait fait la même expérience quelques mois avant moi. E chissà come mai per caso aveva fatto la stessa esperienza qualche mese prima di me. Ce qui était déjà rassurant parce que du coup je pouvais parler au moins avec cette personne-là. E questa era una cosa rassicurante perché potevo parlarne almeno con lui. Et puis en cherchant dans la bibliothèque de la faculté de lettres où j'étais. E io ero all'università di lettere cercando nella biblioteca. J'ai fini par trouver un vieux livre dans lequel il y avait juste une petite définition de ce que j'avais vécu et c'était appelé voyage astral. Ho trovato un libro in cui c'era solo una piccola definizione di quello che io avevo vissuto ed era definito viaggio astrale. À partir de là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de retrouver l'état dans lequel j'étais pendant cette première expérience. Da quel momento in poi, quello che ho cercato di fare è stato ritrovare lo stato in cui ero al momento di quella prima esperienza. Un état qui était vraiment de relaxation complète, quoi, d'un demi-sommeil presque. Uno stato di rilassamento completo, quasi di semisonno. Un peu quand on est en train de s'endormir, mais qu'on n'est pas endormi complètement. Il dormiveglia, quando ci stiamo addormentando, ma non siamo ancora completamente addormentati. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est reproduit. E quello che è successo è che questa cosa si è riprodotta. Un peu plus longtemps. Un po' più a lungo. Suffisamment pour que je puisse passer ma main à travers le mur ou à travers le plafond de la chambre d'étudiante. Abbastanza affinché io potessi passare la mia mano attraverso il muro e attraverso il soffitto della mia camera da studente. Et là, je me suis dit, mais alors donc ce corps peut traverser la matière. E là mi ce deuxième corps peut traverser la matière. E là mi sono detta, ma allora questo secondo corpo può davvero attraversare la materia? Et puis je suis revenue quelques minutes après dans mon corps physique. E qualche minuto dopo sono ritornata dentro il mio corpo fisico. Et à force de me remettre dans cet état-là, j'ai provoqué ce voyage plusieurs fois. E ogni volta riprovavo a ricreare questo stato e ho potuto provocare questo tipo di viaggio varie volte.
Et c'est là où on a commencé à faire des expériences pour contrôler, pour voir si c'était, si on ne rêvait pas. E lì abbiamo iniziato a fare delle esperienze per cercare di capire se era sogno o realtà, se sognavamo o no. Ce qui est évident, c'est qu'on ne rêvait pas parce que quand on est hors du corps physique, on a des sens qui sont décuplés. Non sognavamo perché quando si è fuori dal corpo fisico i sensi sono moltiplicati, decuplicati. C'est-à-dire que la vision est à 180 degrés. La visione è a 180 gradi. L'ouïe, on entend des sons qui sont très lointains. Con l'udito si sentono suoni molto lontani. Des odeurs, enfin tout. Degli odori e così via. E che ce qu'on voit aussi, on voit toutes les particules de la matière. E si vedono tutte le particelle della materia. C'est là où on se rend compte que tout, absolument tout est vivant. Et là, ci si rende conto che tutto, assolutamente tutto, è vivo. Parce que tout est, sont des particules qui de prana qui vivent quoi. Perché riusciamo a vedere le particelle di prana che vivono, che sono vive. Mais nous, on avait besoin de preuves. Ma noi volevamo delle prove. Il y en a une, donc quelquefois, on donnait rendez-vous à un ami, par exemple, en lui disant, on va aller voir ce qui se passe chez toi à telle heure. E a volte davamo appuntamento a un amico dicendogli vai a vedere cosa succede a casa tua a quell'ora. E poi c'était l'époque où il y avait un film qui s'appelait Les Dents de la Mer, je sais pas s'il est passé en Italie. Oui, ecco. Ouais. E c'era, ed era l'epoca in cui era appena uscito il film Lo Squalo. E il n'était pas encore paru en France. Ma era solo uscito in America e non ancora in Francia. E donc, come avec ce moyen-là, on savait qu'on pouvait se transporter à la vitesse de la pensée, e visto che même plus vite, con l'uscita fuori dal corpo ci si può trasportare alla velocità del pensiero o anche più veloce, on a décidé un soir avec le décalage horaire d'aller aux États-Unis voir ce film. Abbiamo deciso una sera col fuso orario di andare in America a vedere il film. Et donc on a vu le film en entier forcément. Quindi abbiamo visto tutto il film, ovviamente. Et on est revenu, on est dans notre corps physique. E quando siamo tornati poi nel corpo fisico. Et on a raconté à des amis des petits bouts pour que, je veux dire que, pour que quand le film sortirait, ils puissent avoir des preuves. Abbiamo raccontato alcune parti del film a degli amici in modo che quando sarebbe uscito in Francia avrebbero avuto le prove. Mais c'était des choses dont on ne parlait pas à part à deux amis ou trois maximum. Ma erano delle cose in cui all'epoca non parlavamo se non a due o tre amici particolari. Même pas à nos familles parce que on ne comprenait pas tout ce qui se passait. Non ne parlavamo nemmeno alle nostre famiglie perché non capivamo tutto. Avrebbero capito. Eh oui. Donc petit à petit on a alors à un moment donné on s'est aperçu que on pouvait donc voyager. Il y avait la distance et le temps n'étaient pas les mêmes que dans notre corps physique. Ci siamo resi conto che proprio la distanza e il tempo non erano gli stessi rispetto a quelli del nostro corpo fisico. Mais la chose dont on s'est aperçu le plus, ma la cosa che abbiamo notato di più, c'était que si nos pensées étaient élevées, on pouvait changer de plan. È che se i nostri pensieri erano elevati, potevamo cambiare di piano. Et c'est là que à un moment donné, un jour où j'étais parfaitement bien, sereine, bien, vraiment. Ed è proprio così che un giorno in cui stavo veramente bene, ero serena. À ce moment-là, je me suis vue non plus au niveau de la planète Terre. Non mi sono più vista semplicemente a livello del pianeta Terra. Mais il y a eu comme un changement de plan. Ma c'è stato come un cambiamento di piano. Et je me suis retrouvée sur un plan qu'on pourrait appeler d'après-vie, d'avant-vie, enfin un autre plan. E mi sono ritrovata su un altro piano che potremmo chiamare del prima vita, del dopo vita. E c'est là que nous avons rencontré pour la première fois l'être qui va nous servir et qui nous a servi de guide et qui nous sert encore de guide. Ed è lì che abbiamo incontrato per la prima volta l'essere che ci è servito e che ci serve ancora da guida. Et c'est là que cet être nous a dit, alors c'est un être qui a dit je ne veux pas donner mon nom parce que je ne veux pas que les gens s'attachent à ma personne. È un essere che ci ha detto non vi dirò il mio nome perché non voglio che le persone si attacchino alla mia persona. Mais il a dit je suis le représentant d'un collège de sages, d'êtres. Ma ci ha detto, si è presentato come il rappresentante di un collegio di saggi. De différentes planètes. Di vari pianeti. Anche perché, Francesca e Anne, non è il nome che serve, bensì la conoscenza. Voilà, c'est l'état de conscience. Exactement. Esattamente. Il nome è un orpello della mente dell'uomo. Le nom, c'est une décoration que le mental de l'homme utilise. Exactement. Esattamente. C'est ça. Et donc, il nous a dit, mais c'est moi qui vous ai aidé à sortir de votre corps physique. E ci ha spiegato che era lui che ci ha aiutato a uscire dal corpo fisico. C'est une pratique que vous connaissiez en d'autres vies.
ci ha detto che era una pratica che conoscevamo già da altre vite. Et en même temps, c'est parce que vous avez pris un engagement de faire comme journaliste des plans subtils. E ha detto, avete questa capacità e vi ho aiutato a svilupparla perché voi avete preso l'impegno di essere come dei giornalisti dei piani sottili. C'est-à-dire que je vais vous montrer, vous faire visiter et vous faire rencontrer des êtres. Ci hanno sistemati tutti quanti. Anche a me 20 anni fa hanno detto è arrivato il momento di fare il vero compito della tua anima per questa vita e io allora andavo a intervistare personaggi famosi in giro per il mondo. Di persone tre con lui e là è fatto un'intervista di persone elevate a un altro livello, diciamo. E gli ha detto: "Est-ce que vous êtes d'accord pour reprendre votre engagement?" E quindi ci ha chiesto se eravamo d'accordo per riprendere questo impegno. Beh, all'epoca non sapevamo pas du tout a quoi ça nous engageait. E noi non sapevamo assolutamente in che cosa ci impegnavamo. Il a dit, vous prenez quelque temps, mais pour nous ça voulait rien dire. Quoi. Che cosa avrebbe comportato? Ci ha lasciato un po' di tempo per decidere, ma per noi non voleva dire un granché questa cosa. E évidemment, on a dit oui. Ovviamente abbiamo detto di sì. Sans savoir tout ce que ça allait entraîner. Senza sapere tutto ciò che poi verso cosa ci avrebbe portato. Et cet être après nous a donc voilà, ça c'est le début et après oui. Cet être nous a fait visiter, rencontrer différents plans. Questo è l'inizio e poi questo essere ci ha fatto visitare e incontrare vari piani. Et on avait le choix entre au niveau le faire de façon cinématographique ou au niveau du livre. All'inizio ci ha lasciato la scelta tra farlo come film, cioè a livello cinematografico oppure a livello di libri. Mais on était étudiants et on s'est dit au niveau du livre ça sera plus facile. Eravamo studenti all'epoca, quindi a livello di libri ci siamo detto sarà più semplice. Donc on a commencé à décrire ce qu'on vivait. E quindi abbiamo iniziato a descrivere ciò che vivevamo. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ed è così che è iniziata la storia. Bellissima storia, molto bella. Io vorrei intanto ringraziare tutti i nostri amici e dare il benvenuto, salutarli perché non li ho ancora salutati, i tanti amici che ci stanno seguendo, sono veramente tanti, vi ringrazio, sono felice di ospitarvi nel salotto, soprattutto sono felice per Focus perché so che questa sera stiamo offrendo una bella serata molto interessante e ricca di grande sperimentazione su quelle che sono i potenziali dell'uomo, no? Quindi in questa esperienza dei viaggi astrali sicuramente avrete avuto l'opportunità, anche perché negli anni di libri ne sono stati scritti tanti, quindi avete avuto l'opportunità di incontrare degli esseri e poi anche delle dimensioni, anche altri mondi, no? Anna. Vous avez rencontré d'autres dimensions, d'autres mondes? Oui. Oui, oui, alors, par exemple, bon, on a commencé par rencontrer des êtres dans les mondes de l'après-vie. Abbiamo iniziato a incontrare degli esseri nel mondo del dopo vita. C'est-à-dire, comment se passe quelqu'un qui quitte son corps physique et qui ne revient plus dans son corps physique? Per esempio, cosa accade quando una persona lascia il suo corpo fisico e non ritorna più nel corpo fisico? Donc, on a eu ces contacts qui font que il y a quelque chose de rassurant, au lieu d'avoir peur de la mort. Ça nous a permis de complètement avoir une dimension différente par rapport à la conception de la mort. Questi contatti ci hanno permesso di avere una concezione completamente diversa rispetto alla morte, molto più rassicurante. Alors, je parle pas de la souffrance qu'il peut y avoir avant. Non vi sto parlando della sofferenza che ci può essere prima della morte. Mais un voyage astral, je veux dire, c'est comme mourir. Ma un viaggio astrale è un po' come morire. Si ce n'est qu'on ne revient plus dans le corps physique qu'on a eu. La sola differenza è che al momento della morte poi non si torna più nel corpo fisico che abbiamo abitato. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte en sortant de ce corps physique que en fait. La cosa che è straordinaria è che mi sono resa conto che uscendo dal corpo fisico. Que ça n'était pas mes yeux physiques qui voyaient. Non erano i miei occhi fisici a guardare. Que c'était pas mon cerveau qui pensait. Non era il mio cervello che pensava. Que ça n'était pas mon cœur qui aimait. Non era il mio cuore che amava. Mais que ça c'était juste des intermédiaires. Ma questi erano solo degli strumenti intermediari. Et que en fait c'était il y avait quelque chose de beaucoup plus élevé qui aimait, qui pensait, que j'étais dans l'autre corps que j'avais, c'était là où je pensais, où j'aimais. Et c'era qualcosa di molto più elevato che pensava e amava, era dentro a quest'altro corpo in cui ero che
c'era la cosa molto più elevata di me che pensava e amava. Ce qui laisse en fait supposer qu'on a une d'énorme possibilité. Questo lascia supporre che abbiamo enormi possibilità. Et c'est pour ça sans doute qu'il y a certaines personnes qui ne par exemple qui entendent, qui sont sourdes, mais qui entendent par les mains ou par les pieds. Ci sono, per questo, per esempio, ci sono delle persone che sono sorde a livello delle orecchie, ma riescono a sentire attraverso le mani, attraverso i piedi. Et je crois qu'on se limite vraiment trop à notre corps physique. E io credo che ci limitiamo davvero troppo attraverso il nostro corpo fisico. Par contre, donc après, j'ai rencontré aussi, donc après, dans tous ces voyages, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de limite. E in tutti questi viaggi mi sono resa conto che in realtà non ci sono limiti. Et j'ai rencontré des êtres d'autres planètes, bien sûr. Et ho incontrato anche esseri di altri pianeti. Alors ces êtres, et puis j'ai rencontré aussi de grands enseignants quand on a été à Shambhala, par exemple. Et ho incontrato anche grandi insegnanti quando, per esempio, siamo stati a Shambhala. Et puis les êtres d'autres planètes, je pourrais comparer ça à ce qu'on peut voir dans la guerre des étoiles, par exemple. Et ho incontrato anche esseri di altri pianeti. Potrei fare un paragone con Star Wars, per esempio. Parce qu'à un moment donné, dans Star Wars, on voit un bar de l'espace. In Star Wars, a un certo punto, c'è una scena dove ci sono in un bar nello spazio. Avec beaucoup d'êtres différents qui se côtoient. Con vari esseri di morfologia diversa, che sono uno a fianco all'altro. E che non hanno du tout un physique humain. E che non hanno per niente un fisico umano o umanoide. Mais je trouve que c'est très proche de ce que j'ai pu voir. Et io trovo che è molto vicino a ciò che io ho visto. On peut voir des êtres extrêmement différents, mais avec une intelligence ou avec une compassion ou avec un amour qui sont extrêmement grands. Possiamo vedere esseri molto diversi con un'intelligenza, una compassione, un amore che sono enormi. Et c'est là où on se sent petit en tant qu'humain de la planète Terre. E qua ci sentiamo davvero piccoli in quanto esseri umani del pianeta Terra. Et puis il y a aussi des expériences avec l'intra-terre, avec des êtres effectivement qui vivent à l'intérieur de la terre. Poi ho avuto delle esperienze con l'intra-terre, quindi con degli esseri che vivono all'interno della terra. Ce qui veut dire que quand on fait ce type d'expérience, bon, évidemment, il faut être appelé, il faut être invité à ça. Chiaramente quando facciamo questo tipo di esperienze bisogna essere chiamati, invitati a queste esperienze. Mais quand on est invité à faire ce type d'expérience, quando siamo invitati a fare questo tipo di esperienza, ça veut dire que tout est possible. Vuol dire che poi tutto è possibile. Come penetrare... Cosa vuol dire essere invitati? Fare in tutto. Qu'est-ce que ça veut dire être invité? Être invité, mais ça veut dire par exemple que il y a des personnes qui disent ah, je vais aller voir dans les annales akashiques ou dans votre mémoire quelles sont vos vies passées. Ci sono delle persone che per esempio vi dicono io andrò a vedere negli annali della cascia o nelle vostre memorie le vostre vite passate. Spieghiamo ai nostri amici che cosa sono gli annali della cascia. Che c'è les annales della cascia? Oui, alors les annales akashiques c'est la mémoire, c'est une mémoire du temps. Gli annali della cascia sono una memoria del tempo. Et c'est une énorme mémoire qui contient tout le passé de la planète Terre. È una memoria enorme che contiene tutto il passato del pianeta Terra. Mais en même temps qui contient la mémoire de chaque individu qui habite sur Terre. Mais al tempo stesso, qui a abité sur Terre. Contiene la memoria di ogni individuo che ha abitato il pianeta Terra. Donc c'est vraiment un espace subtil qui est énorme. È uno spazio sottile che è enorme. Et dans lequel on ne peut pénétrer parce qu'il y a des gardiens qui sont enfin comme des gardiens sacrés. Et nel quale non si può penetrare perché vi sono dei guardiani che sono dei guardiani sacri. Et ces gardiens sacrés, c'est eux qui donnent l'autorisation ou non de rentrer ou de pénétrer dans cette mémoire. Che danno loro l'autorizzazione o no di entrare e penetrare in questa memoria. On ne peut pas y pénétrer comme ça parce que tout d'un coup on a envie d'aller voir quelque non chose. Ci si può penetrare semplicemente perché improvvisamente abbiamo voglia di andare a vedere qualcosa. D'ailleurs, je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi, par exemple. Posso dirvi come è accaduto per me, per esempio. À un moment donné, notre guide donc, nous a dit, mais nous a proposé, est-ce que vous aimeriez, ça serait important plutôt que vous revoyiez une vie que vous avez eue à l'époque de Jésus, en compagnie de Jésus. A un certo punto la nostra guida ci ha proposto, ci ha detto che sarebbe stato importante se avessimo accettato di rivivere una vita che avevamo già vissuto all'epoca di Gesù, anche in compagnia di Gesù. E allora je peux pas dire que sur le coup on est dit, enfin moi j'avais pas forcément très envie. Parce que je me suis dit il y a beaucoup de choses là-dessus déjà. Io mi sono detta che all'inizio non avevo poi così tanta voglia perché c'erano già troppe cose su questo argomento. Donc, j'étais pas
enthousiasmée. Non ero così entusiasta. Et le guide a dit, mais quand même, regardez, il va se passer quelque chose d'important si vous acceptez. Ma la guida ci ha detto che se avessimo accettato, qualche cosa di importante sarebbe poi accaduto. Et c'est comme ça qu'on a pu rentrer, qu'on a pu pénétrer dans ce qu'on appelle la mémoire du temps, mais la mémoire du temps de notre, de ce qu'on a été à cette époque-là. Ed è in questo modo che siamo potuti entrare nella memoria del tempo, ma la memoria del tempo che noi avevamo vissuto in quell'epoca. Alors, c'est un peu spécial parce que c'était une vie qu'on a eue à cette époque, il y a 2000 ans. Era un po' speciale perché era una vita che avevamo vissuto in quell'epoca, 2000 anni fa. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on va se glisser dans le corps qu'on avait à l'époque. Il che vuol dire che si scivola dentro al corpo che avevamo all'epoca. Et on va revivre les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes histoires que ce qu'on a vécu à cette époque-là. Et si rivivono le stesse emozioni, gli stessi sentimenti, le stesse storie che si erano vissute a quell'epoca. Allora, un amico, chiedo, vorrei fare una domanda. Questo cambiamento di dimensione, quando tu dici sono scivolata in questo corpo di quel tempo, da un punto di vista percettivo, è ancora ecco, su una vibrazione differente. Hanno detto che hanno impiegato 2 anni a scrivere il libro. Elle demande, c'est quoi la sensazione quand tu glisses dans l'autre corps, au niveau des sensations, au niveau des changements d'état? Il y a un changement, c'est-à-dire tout d'un coup, on a l'impression que nos cellules et les cellules de la personne, c'est comme si elle était complètement vivante, donc. Che si fusionano le cellule o qua? Si fusionano. A un certo punto abbiamo come la sensazione che le nostre cellule si fondano con quelle della persona che eravamo all'epoca, che è come viva. Ma ce qui est difficile, et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à écrire De mémoire des seigneurs. Ma la cosa che è difficile, per quello che ci abbiamo messo tanto tempo a scrivere Memorie d'un Essène, c'est que à la fois on est ce personnage. Il titolo in italiano è l'altro per esempio, di Gesù. Per me c'était Myriam, parce que Myriam c'est un... Adesso lo facciamo vedere ai nostri amici, questo libro. Esatto, oui, quello lì, molto di Gesù, fuori di Nesseno, perfetto. È perché il mio personaggio, che era il personaggio di Myriam... Donc, mon personnage, je vivais à la fois tout ce que vivait la personne que j'avais été à l'époque en tant que thérapeute et proche de Jésus. Vivevo al tempo stesso tutto ciò che la Myriam aveva vissuto all'epoca come persona vicina a Gesù e come terapeuta essena. Mais quand je rentrais dans mon corps physique, et je poi, devais vivre la fille que je suis, que j'étais aujourd'hui, que je suis aujourd'hui. Quando rientravo nel corpo fisico dovevo vivere le cose come la persona che sono oggi, boh, che ero all'epoca perché ero ancora all'università, oui. Ero giovane. Donc avec son travail, avec ses préoccupations. Quindi era una sorta di schizofrenia. Sì, col lavoro, oui. Con le preoccupazioni, c'était un sorta di schizofrenia. Exactement, et c'est pour ça que nous, enfin moi je n'ai jamais voulu conseiller le voyage astral à cette époque-là à qui que ce soit. È per questo che all'epoca, io, quando ero più giovane, quando oui. Abbiamo scritto quel libro, io non consigliavo il viaggio astrale alle persone che mi chiedevano, non consigliavo di farlo. Parce que je me suis dit, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui n'est pas très stable. Perché se non è una persona che ha l'abitudine a questa cosa, non è molto stabile, equilibrata, cioè, può completamente diventare. È molto destabilizzante. Ma in quei tempi lì, cioè l'esperienza del viaggio in astrale, quando appunto hai iniziato a viverlo tu, quando insieme a Daniel, e c'erano altre persone. Questa esperienza nella storia dei viaggi astrali. Officiellement, non. A livello ufficiale, no. On a été les premiers à en parler. Siamo stati i primi de a parlare. De façon claire. Sì. Quand on a commencé à en parler, il y a des personnes. Dans l'initiative qui était très en colère. Quando abbiamo iniziato a parlarne, c'erano delle persone dentro a scuole iniziatiche che erano molto arrabbiate di ciò. D'autres qui étaient contentes. Mentre altri erano contenti. Voglio fare vedere ai nostri amici che questo è stato il primo libro, no? Che voi avete scritto, Racconti di un viaggiatore astrale. Gran parte dei libri che tu hai fatto sono con Amrita Edizioni, con la Daniela Muggia che è stata ospite nel mio salotto la settimana scorsa, ma abbiamo parlato di tanatologia, della sua specializzazione e non tanto della sua attività editoriale. Però questo è il primo libro che voi avete fatto, vero? E so che è un libro che è stato un best seller, che ha stato venduto tantissimo.
all'epoca. Perché giustamente all'epoca non ne parlava nessuno di questo argomento. Allora, c'était à la fois bénéfique. Da un lato era benefico. Mais donc, je vous disais, les écoles initiatiques nous disaient, mais vous dévoilez des secrets. Ma le scuole iniziatiche a volte reagivano dicendo, ma voi state svelando dei segreti. Et vous n'avez pas le droit de le faire. E non avete il diritto di farlo. Donc ça a été un peu compliqué au début parce que nous on savait pas ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et noi è stato un po' complicato all'inizio perché non sapevamo cosa andava o non andava fatto. Donc et les journalistes disaient oui mais bon ils s'y intéressaient en même temps ils voulaient détruire ce qu'on disait. E i giornalisti al tempo stesso si interessavano e d'altra parte volevano distruggere un po' quello che facevamo. Parce que pour eux ça commençait disons que ça déstabilisait leurs croyances. Perché destabilizzava quelle che erano le loro credenze. Credenze, certo. Oui. Et par contre, alors ce que je voulais dire, c'est que quand même avant d'écrire, ma quello che volevo dire è che prima di scrivere, ce qui nous a permis, enfin ce qui m'a permis en tout cas de garder une stabilité, quello che vi ha permesso di mantenere una stabilità, una centratura, c'est qu'on a mis 7 de sortie du corps, à d'exercice en fait, à d'entraînement, e che abbiamo impiegato 7 anni per allenarci all'uscita fuori dal corpo, a s'exercer, à 7 anni. 7 anni per esercitare. E che cosa succedeva durante, cioè, cosa è successo durante questi 7 anni nei vostri tentativi? Vi siete anche fatti male qualche volta? È andato tutto bene? Beh, on a compris comment on pouvait passer sur les plans du bas astral avec des gens alcoliques ou... Parce que voient les alcooliques quand ils sont en crise, par exemple. Abbiamo capito come si poteva, per esempio, accedere a quello che viene chiamato il basso astrale, dove, per esempio, che è lo stato a cui accedono le persone che sono alcolizzate, quello che è il basso astrale. Tu sais, dans les delirium tremens. Per esempio, nel delirium tremens o nel delirio alcolico, vedono in realtà delle entità del basso astrale. E on a compris que ces personnes voyaient. Quindi abbiamo capito cosa vedevano queste persone. Gli stati alternati. Scusa? Dovevate essere in uno stato alterato, quindi fare delle pratiche per entrare in uno stato alterato. Quand je suis passée dans ce plan là, quando sono passata dentro a quel tipo di piano, c'était une nuit où j'étais mal en fait. Era una notte in cui io già stavo un po' male di mio. Mais je pense que et en fait après j'ai appris que cette expérience avait été aussi volontairement provoquée. Ho poi scoperto che questa esperienza è stata volontariamente provocata affinché io sapessi di cosa si trattava, cosa fosse il basso astrale. Enfin, il faut savoir aussi que les premières fois quand je rentrais dans mon corps physique, j'avais l'impression de rentrer dans un vêtement tellement étroit que j'étais mal pendant plusieurs jours. Dovete sapere anche che le prime volte in cui rientravo nel corpo fisico, mi sembrava di rientrare dentro un vestito talmente stretto che per alcuni giorni stavo male. Je me disais, mais j'ai qu'une envie, c'est de repartir. E la cosa che mi dicevo, ma l'unica voglia che ho è di riuscire a ripartire fuori dal corpo fisico. Comme si j'étais enfermée dans une prison. Come se mi sentissi rinchiusa dentro una prigione. Jusqu'à ce qu'un jour le guide me dise, mais qu'est-ce que tu t'es incarné sur terre? Pour une bonne raison. Finché un giorno la guida mi ha detto, ma se ti sei incarnata sulla terra c'è un motivo, una buona ragione. Et si tu n'acceptes pas d'être sur terre, tu seras toujours entre deux mondes. E se non accetti di essere completamente sulla terra, ti troverai sempre tra due mondi. Tu ne pourras jamais faire ce que tu es venu faire sur terre. Non potrai mai fare ciò che sei venuto a fare sulla terra. Et tu ne pourras pas non plus monter bien haut. E non potrai salire bene in alto. Parce que tu n'auras pas de bonnes racines. Perché non avrai delle buone radici. C'est tout ça qu'on a appris pendant ces années-là. Et durant tutti questi anni abbiamo imparato queste cose un passo alla volta. Qu'est-ce que c'était ce corps? Comment on pouvait l'utiliser? Cos'era questo corpo astrale? Come potevamo usarlo? Comment on pouvait changer son état vibratoire? Come modificare il proprio stato vibratorio? Comment accepter au moment où j'ai accepté mon incarnation et de revenir dans ce corps? Nel momento in cui ho accettato pienamente la mia incarnazione di ritornare dentro a questo corpo fisico. Et de me dire que la terre et les habitants étaient bien, enfin que j'étais là pour quelque chose, quoi. E che ero là per qualcosa che valeva la pena, la terra e i suoi abitanti. À ce moment-là, tout est devenu beaucoup plus facile. In quel momento tutto è diventato molto più semplice, beaucoup facile. Più paesibile. Molto più piacevole. Certo che voi siete stati i capostipiti di questa scuola, poi dell'esperienza degli annali dell'Akasha, no? Degli annali dell'Akasha. Ah oui, volontairement, oui.
Volontariamente, sì. Oui, en tout cas, et en plus en en parlant, quand on a commencé les premières conférences. Et quand abbiamo iniziato le prime conferenze. Je me souviens de personnes qui sont venues vers nous à la fin. Mi ricordo di persone che alla fine venivano. Et qui nous ont dit, nous, on a vécu ça une fois, parce qu'on peut être à l'hôpital, je ne sais plus dans quelles circonstances. Et ci hanno detto, io questa esperienza l'ho vissuta una volta, non mi ricordo se all'ospedale, in quali circostanze. Mais ils disent, on vous remercie parce que nous, on n'aurait jamais osé en parler. E ci ringraziavano perché ci dicevano noi non avremmo mai avuto il coraggio di parlarne. Perché ci avrebbero preso per pazzi. Certo. Donc, effectivement, c'était la première fois. E quindi, in effetti, era la prima volta. Ma in questo vostro viaggiare, quindi in un incontro con altri esseri e anche con altri mondi, quando tu hai accennato prima, avete e quindi incontrato anche il Cristo. Per cui abbiamo visto il diario di un esseno, no? Ecco. Voilà. Sì. Donc effectivement là ça a été très c'est pour ça que je disais que ça a duré plus longtemps pour écrire ce livre. È per quello che vi ho detto che ci ha avuto un po' di più per scrivere quel libro, l'altro volto di Gesù. Si on passe dans les ça m'est arrivé après de passer dans des annales akashiques d'une époque qui n'était pas la mienne. Perché mi è capitato poi per altri libri, per altre occasioni, di entrare negli annali akashici di un'epoca però che non era la mia, ossia in cui non ero già vissuta. Et dans ce cas-là, je vais passer à travers le corps d'une personne qui a vécu à cette époque-là. E in quel caso io passo attraverso il corpo di una persona che ha vissuto in quell'epoca. Voir ce qu'elle voit, ressentir ce qu'elle ressent, mais ça n'est pas moi. Vedo quello che vede, sento quello che sente, ma non è me. Donc il y a pas la même intensité. E quindi non c'è la stessa. Tandis que là, effectivement, quand on a assisté à la rencontre avec Jésus enfant et puis après adulte. E là invece, quando abbiamo assistito all'incontro con Gesù da bambino e poi adulto. Quand on a suivi ses enseignements. Quando abbiamo seguito i suoi insegnamenti. Quand on a vécu la crucifixion. Quando abbiamo vissuto la crocifissione. Avec toutes les émotions aussi qui nous habitaient. Con tutte le emozioni. Abitavano all'epoca. Alors c'est vrai que c'était extrêmement intense. È vero che era davvero profondamente intenso. Et c'est là où on s'est aperçu d'être Jésus, c'était vraiment un être d'une dimension supérieure, bien entendu. E là ci siamo davvero resi conto che l'essere Gesù era un essere di una dimensione superiore. Mais en même temps avec un côté complètement humain. Ma anche con un aspetto, un lato completamente umano. Avec ses doutes, avec ses souffrances, son questionnement. Con i suoi dubbi, le sue sofferenze, le sue questionamenti, le sue domande. Parce que il était incarné dans un corps physique. Perché era incarnato dentro un corpo fisico. Et que dès qu'on s'incarne dans un corps physique, ben on a la pesanteur de la terre aussi quand même. E quando ci si incarna dentro un corpo fisico, abbiamo la pesantezza della terra. Alors c'est aussi à ce moment-là que j'ai retrouvé les soins esséniens. Ed è anche in quel momento che ho ritrovato le terapie essene. Parce que j'étais une thérapeute essénienne à cette époque-là, j'avais appris les soins esséniens. Perché all'epoca avevo imparato le terapie essene ed ero terapeuta essena. Donc des soins qui effectivement s'occupe de à la fois du corps physique mais de tous les corps subtils. Quindi delle terapie che si occupano sia del corpo fisico ma anche di tutti i corpi sottili. En sachant que l'essénien n'utilisait aucun moyen extérieur à part une collaboration avec les huiles essentielles. Sapendo che gli esseni non utilizzavano nessun strumento esteriore se non una collaborazione con gli oli essenziali. D'ailleurs Marie-Madeleine était celle qui était la spécialiste du domaine. Infatti Maria Maddalena era un po' la specialista nel campo degli oli essenziali. De ce domaine. Et c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai été proche. Ed è qualcuno a cui io sono stata vicina. Donc c'était une vie qui était vraiment particulière et qui n'est pas du tout celle que décrivent les religions. E quindi è stata una vita molto particolare che non ha niente a che fare con quello che viene descritto dalle religioni. D'ailleurs, il y a même des prêtres qui ont écrit après. Ci sono anche dei preti che ci hanno scritto dopo la pubblicazione del libro. Et des personnes qui nous ont dit aussi. E delle persone che ci hanno qui detto. Qui nous ont dit ça nous réconcilie avec avec l'image de Jésus. Questo libro ci riconcilia pace con l'immagine di Gesù. Parce que l'image de Jésus telle que les hommes l'ont faite. Perché l'immagine di Gesù così come l'hanno resa gli uomini. Sì, certo. Non è fedele, ma la visione della malattia. La visione della malattia. Nelle terapie essene è molto avanzata, ecco direi, no? È molto all'avanguardia, pur essendo stata. Avant-gardiste. Voilà, c'est quelque chose qui est à la fois très futuriste
e alla fois très ancien. È qualcosa che certo. È molto futurista, ma anche molto antico. Alors quand je dis futuriste, c'est parce que les Esséniens avaient reçu leurs enseignements. Mais les soins esséniens, je veux dire, c'est quelque chose qui était enseigné, mais il y a très très longtemps, bien avant même les Esséniens. Quand vi dico futuriste, perché le terapie essène erano già insegnate molto prima degli Esséni. C'était quelque chose qui était enseigné à l'époque de l'Atlantide, ce continent perdu, disparu. Erano già insegnate all'epoca dell'Atlantide, questo continente scomparso, perso. Et c'était donc l'époque aussi où Jésus était en Atlantide, un des administrateurs de l'Atlantide. Ed era l'epoca in cui Gesù era uno degli amministratori, dei governatori dell'Atlantide. Et les êtres de l'Atlantide l'avaient reçu des étoiles. E gli esseri, gli Atlantidei, l'avevano ricevute le terapie essene a loro volta dagli esseri delle stelle. Donc ce sont vraiment des soins qui peuvent tout soigner, mais bon... Après, ça dépend du patient, ça dépend de ce qu'il doit vivre, ça dépend du thérapeute, bien sûr. Sono delle terapie che possono davvero curare tutto. Poi, chiaramente, dipende dal paziente, da cosa egli deve vivere, dipende dal terapeuta. Du karma, dal karma, de son histoire de vie. Dalla storia di vita personale della persona. Mais ça tient vraiment compte de tout et ça soigne avec la lumière, le son. Ma tengono davvero conto di tutto e curano attraverso la luce e il suono. E il y a des opérations subtiles aussi qui peuvent ci sono être proprio fatte. Delle operazioni, delle chirurgie sottili che vengono fatte. Et c'est en ce sens que c'est donc très ancien et à la fois très futuriste. È in questo senso che sono molto antiche, ma al tempo stesso molto futuriste. Parce qu'on se sert des corps subtils. Perché ci si serve dei corpi sottili. Parce qu'on les connaît. Et c'est quelque chose qui va être bientôt dans quelques, en tout cas j'espère, dans quelques années ou quelques décennies, quelque chose qui sera une évidence. Et io spero che è qualcosa che tra qualche anno, qualche decennio al massimo sarà per tutti. Alors ce qui a été très étonnant au sujet de ces soins. Una cosa molto sorprendente a proposito di queste terapie. C'est qu'en faisant des voyages. È che facendo dei viaggi. On s'est aperçu que par exemple il y a des Amérindiens, les Indiens Hopi. Ci siamo resi conto che degli indiani d'America, per esempio gli Hopi, che le Maya, o i Maya, o che les aborigènes d'Australie, o gli aborigeni dell'Australia, ont des soins qui sont certains soins qui sont identiques. Hanno alcune terapie che sono identiche. E ça c'est très étonnant, enfin c'est disons c'est interpellant, je dirais. È una cosa che richiama, che interpella. Parce que ce qui se passe c'est que en fait ce qui m'a été dit après c'est que ces thérapies ont été données par les êtres des étoiles à différents peuples et à différents moments. Perché quello che mi è stato detto poi è che queste terapie sono state date dagli esseri delle stelle a vari popoli in vari momenti. Donc à différentes époques. C'est un fil rouge. Oui. C'est un fil rouge qui unisce. Un fil rouge, oui. Mais oui. Et que chaque ethnie ou chaque peuple l'a transformé à sa façon. Et poi ogni selon etnia, ses besoins. E ogni popolo le ha un po' trasformate a modo suo in base ai propri bisogni. Mais donc c'est ça quoi. Sì. Io mi auguro, spero che davvero nel tempo ci sia sempre più l'opportunità per l'uomo. Io so che il lavoro che tu stai facendo è molto importante perché i corsi che tu fai sulle terapie essene sono veramente una grande opportunità per l'uomo per poter sperimentare quella che è la sua storia e la sua origine anche, no? Oui, et puis avec Antoine on s'est dit qu'on en ferait aussi sans doute sur internet. Con Antoine ci siamo detti che faremo anche dei corsi online. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Per coloro che non riescono a spostarsi e venire a seguire i corsi in sì, Italia. Sì, sì, diciamo che in questa nostra realtà attuale con questo grande cambiamento adesso ne parleremo ci siamo tutti quanti proiettati no? In questo mondo virtuale e quindi stiamo tutti quanti trasportando nel virtuale le cose del reale ecco quindi virtuale le cose reali non con l'utilizzo fa male. Ecco io direi che è molto importante se tu continui a fare questo tuo lavoro insieme ad Antoine Ashram, tuo marito, che è un medico e che riusciate a continuare a far camminare insomma, queste conoscenze, perché poi alla fine la storia siamo noi. La storia siamo noi, no? È molto importante riuscire a... Oui, nous la creiamo.
Et puis on a des thérapeutes en Italie, on a ouais, on en a formé déjà. Hanno formato già tanti terapeuti anche sia in Italia che in Francia che in molti altri paesi. Sì, sì, io adesso poi andiamo dai nostri amici perché ci sono tante domande che stanno arrivando, ma intanto vi invito a, se siete interessati, guardate perché avete tutti i riferimenti. Sia per la casa editrice Amrita che con la Daniela Muggia e lei il referente in Italia per Anne e per suo marito Antoine e avete tutti i siti, sia quello di Amrita sia quello di Anne in italiano sia quello poi in francese, quindi insomma vi potrete informare se siete interessati. Io vorrei affrontare questo argomento. E io ti ho pensata tanto in questo periodo proprio perché 30 anni fa voi scrivevate nei vostri libri le cose che stanno succedendo adesso. No? Écrit dans vos livres les choses qui sont exactement comme elles sont en train de se passer maintenant. Justement, j'ai pris un extrait, je me suis dit tiens, j'avais envie de dire quelques lignes de cet extrait. Ah, preso un estratto da uno dei suoi libri. Si c'è possibile. Ecco, io so che ho qua che voglio fare vedere ai nostri amici un attimo. Questo primo libro che, se non sbaglio, era della sottomissione alla libertà, se non sbaglio, questo libro era del... En français, pardon, le titolo c'est celui qui vient. E poi adesso so che tu l'hai riveduto e aggiornato dopo l'11 settembre. Ecco, io... Alors, c'est différent, les deux sont différents. Ce qui s'est passé, je vous raconte ce qui s'est passé. Allora, i due libri sono diversi in realtà, c'è due cose diverse. Se vuoi, Leti vi racconta un po' che cosa è successo per creare questi libri. Perché, voglio dire, già 30 anni fa, insomma, scrivevi le cose che poi sono successe adesso. Scrivevi le cose che come se passano maintenant. Vas-y. Ce qui était étonnant, c'est que dans ce premier livre, donc, celui qui vient. La cosa che è sorprendente è che in questo primo libro, dalla sottomissione alla libertà, c'est à la fin, il y a trois chapitres. À la fine, ci sono tre capitoli. Où il parle vraiment de... Je voulais lire un extrait, si ça va. Adesso vi legge appunto un estratto, perché è importante, oui. Poi da lì continua. À un moment donné, on arrive toujours sur le plan astral. Donc, sono sempre sul piano astrale. On pénètre dans une réunion à Genève. Pénètrent in una riunione a Ginevra. Une réunion secrète. Una riunione segreta. Et pourtant le livre a été fait il y a longtemps, enfin il y a quand même quelques années. Ma il libro è stato fatto un bel po' di anni. Et il y avait notre guide à côté de nous, donc on a pu lui poser des questions. E c'era la nostra guida al nostro fianco e gli abbiamo potuto fare delle domande. Chi sono queste persone là? Quindi chiedo, ma chi sono questi personaggi che vediamo a questa riunione? E la risposta di notre guide è che il ne rappresenta aucun état. E la risposta della guida è non rappresentano nessuno stato. Ils sont derrière les états. Sono dietro gli stati. Derrière les gouvernements. Dietro i governi. Qui font la une des médias. Che sono annunciati nei media. Ce sont des hommes et qui imposent des dictateurs à tel point du globe. Sono degli uomini che impongono dei dittatori da una parte all'altra del globo. Qui font élire un président à un autre point. Oppure che fanno eleggere un presidente. Del globo. Mais ces hommes sont la matérialisation, et là il faut bien écouter parce que ces hommes sont la matérialisation du subconscient de l'humanité terrestre. Et questo è molto importante quello che dice adesso. Questi uomini sono la materializzazione del subconscio dell'umanità terrestre. La concretizzazione de la terrible soif de pouvoir de l'avidité du genre humain. Della terribile sete di potere e dell'avidità del genere umano. Ils sont parmi les pièces maîtresses d'un jeu planétaire. Sono tra le parti principali di un gioco planetario. Par lequel se décide un conflit. Ici, attraverso cui si può decidere un conflitto. Une épidémie là. O decidere un'epidemia. Ou encore un apport technologique mondial. Oppure un apport mondiale. Très précis. Molto preciso. Et c'est très drôle parce que moi j'ai pensé donc au virus, j'ai pensé à la 5G. È molto particolare perché a me è venuto in mente il virus, la 5G.
Même si ça a été écrit longtemps avant. Anche se questa cosa è stata scritta molto tempo fa. Che anni erano? E che années là, les 80? Ah, les années 89, je crois, je sais pas. Gli anni 80, 89, non sono sicura dell'anno. Noi lo troviamo l'anno di pubblicazione in francese. Abbiamo il marito di Anna che ci fa da assistente, adesso si trova l'anno. Alors ils disent. Alors dit Antoine. Ouais. Alors on te dit bonjour. Viens, viens faire coucou. Antoine, vieni Antoine. Coucou, ici. Ciao. Benvenuto. Benvenuto anche tu Antoine. Alors ils disent Genève est un point central pour eux. Ci dicono Ginevra è un punto centrale per questi esseri. Mais un point parmi d'autres. Mais anche un punto in mezzo ad altri. Et alors ils disent il y a des organisations officielles qu'ils utilisent. Ci sono delle organizzazioni, ascoltate bene questo, loro utilizzano alcune organizzazioni ufficiali. Per esempio, l'OMS. L'OMS. Donc on parle beaucoup en di cui in questo momento si parla tanto. Les Nations Unies. Le Nazioni Unite. Le Club de Rome. Il Club di Roma. L'Institut Tavistock. L'Istituto Tavistock delle Relazioni Umane. La CIA. La CIA. Voilà. Et alors, est-ce qu'ils disent encore, c'est les années que vous vivez sont décisives. E dicono ancora, gli anni che state vivendo sono decisivi. La maîtrise de la conscience humaine, à la fois individuelle et collective, est en l'enjeu. Gestire la coscienza umana a livello individuale e collettivo è ciò che è in gioco. Matériellement parlant, vous ne pouvez pas grand-chose contre cette force. A livello materiale, non potete fare un granché contro questa forza. Par contre, vous demeurez tout puissant. Però siete sempre onnipotenti au niveau de votre capacité de réaction intérieure. A livello della vostra capacità di reazione interiore. Au niveau de votre volonté d'amour inconditionnel. E a livello della vostra volontà di amore incondizionato. L'expansion de la conscience sur un plan individuel. L'espansione della coscienza su un piano individuale. Et celui d'une réaction collective face à un endoctrinement de valeurs illusoires. È quello di una è quella di una reazione collettiva di fronte a un indottrinamento di valori illusori. Voilà la solution. Ecco la soluzione. Tant qu'une partie de vous demeure en esclavage. Finché una parte di voi dimora in schiavitù. Il y aura une place sur terre pour une organisation comme ça. Ci sarà un posto sulla terra per un'organizzazione di questo tipo, così come la vedete. Questi uomini sono i risultati delle vostre debolezze e delle vostre oscurità. Ils puisent leur force dans votre incapacité. Prendono le loro forze dalla vostra incapacità a percevoir ce qui se passe. A vedere ciò che accade. E allora, ce qui est intéressant aussi, c'est que un'altra cosa interessante. On voit un homme avec une cravate. Vediamo un uomo con una cravatta. Et notre guide nous le désigne. E la nostra guida ce lo indica. Et il nous dit qu'il s'agit d'un représentant de l'OMS. Giustamente, un rappresentante dell'OMS. Un homme influent. Un uomo influente. Il a son mot à dire sur toutes les recherches médicales à la surface de votre planète. Ha la sua parola da dire, ossia influenza, tutte le ricerche mediche effettuate sulla superficie del pianeta. Sur l'industrie pharmaceutique, influenza de l'industrie pharmaceutique à la génétique. Dall'industria farmaceutica alla genetica. En passant par la chirurgie du cerveau et les vaccins. Passando dalla chirurgia del cervello e dai vaccini. Pour lui, la santé représente une arme. Per lui, la salute rappresenta un'arma. Un moyen de contrôle des gouvernements. Uno strumento per controllare i governi. Des comportements individuels. I comportamenti individuali. Et des masses. E i comportamenti di massa. Une arme qui fonctionne avec le levier de la peur. Un'arma che funziona attraverso lo strumento della paura. E qui génère des fortunes colossales. E che genera delle fortune colossali. Donc c'est quand même intéressant de voir que à cette époque, quand on a écrit ça, quand on a vécu ça. È interessante vedere che all'epoca in cui abbiamo scritto questo, on venait de voir en même temps dans le de voir. Donc en astral, un laboratoire. Avevamo anche visitato in astrale un laboratorio. Et un laboratoire dans l'Antarctique. Nell'Antartico. Qui n'appartenait à personne, à aucun gouvernement. Che non apparteneva a nessun governo, a nessuno. Et notre guide nous disait, regardez, on voyait, on a vu quelque chose, mais on n'a pas pu pénétrer complètement dedans, évidemment. La nostra guida ci ha permesso di vedere alcune cose, ma non siamo riusciti a entrare completamente dentro. Sempre in quegli anni? Sempre in quegli anni?
il y a 30 ans. Oui, oui, oui. Si, si, sempre più o meno 30 anni fa. E déjà à l'époque, il nous disait, mais 30 ans sur le plan subtil, c'est comme une journée. Quoi, en fait. Perché 30 anni sul piano sottile è come una giornata, ma sì, sì. Ça. Et donc, il nous a dit, mais dans ce, vous êtes beaucoup plus en avance qu'on ne le dit à la population au niveau des recherches. In questo laboratorio, a livello di ricerca, sono molto più avanti di quanto viene svelato alla popolazione. Et déjà à l'époque, il nous disait au niveau génétique. E già all'epoca ci diceva che a livello genetico. Il est déjà possible de créer de greffer des entités humaines sur des machines. È già possibile impiantare delle entità umane su delle macchine. E de faire des espèces de robots mi-humain, mi-robot. E creare della specie di metà umano, metà robot. E donc déjà à cette époque-là. Quindi già a quell'epoca. Et c'était vraiment impressionnant de sentir cette énergie lourde, pesante. Ed era impressionante sentire questa energia pesante. Et c'est là où on se rendait compte que la Terre était vraiment un enjeu. E lì ci siamo davvero resi conto che la Terra era un po' in gioco, nel senso in pericolo. In pericolo. Oui, et en danger, oui. Et que elle était vraiment convoitée. Perché era desiderata. Parce que après, par la suite, quand je suis allée sur d'autres planètes, j'ai pu voir et entendre. Perché poi quando sono andata su altri pianeti ho potuto vedere e sentire. Et assister à des conseils interplanétaires. Chi parlait de la Terre? E assistere a consigli interplanetari che parlavano della Terra? E il était question justement de voir comment les êtres d'autres planètes pouvaient faire, parce qu'il y en a une partie. Era in questi consigli si cercava di capire come potevano fare gli esseri della Terra, perché c'era una parte. Une partie qui veut aider la planète à, dans son évolution. Degli extraterrestri. Et les humains. Che voleva aiutare il pianeta Terra nella sua evoluzione e gli esseri umani. Et une autre partie dont le souhait c'est juste d'avoir un potentiel d'esclave. E un'altra parte il cui desiderio era semplicemente di avere un potenziale di schiavi. Qui puisse travailler pour eux. Che possa lavorare per loro. Et une terre qui est saine, enfin qui est belle en fait. È una terra che è sana, bella. C'est presque une des plus belles du système solaire. Perché la Terra è uno dei pianeti più belli del sistema solare. Mais en même temps, c'est celle qui est considérée par les êtres des planètes de l'Alliance, donc des planètes qui sont unies pour aider la Terre. Ma è la Terra è un pianeta che è considerato dai pianeti dell'Alleanza, che sono i pianeti uniti per aiutare la Terra. Elle est considérée comme la seule fausse note du système solaire. È considerata l'unica nota stonata del sistema solare. Parce que c'est la seule qui n'a pas de communication, disons, véritable, enfin, disons, comment, publique, officielle. Perché è l'unica che non ha comunicazioni reali, concrete e ufficiali. Avec les êtres d'autres planètes. Con gli esseri di altri pianeti. Alors évidemment, tous les gouvernements ont le savent. Tutti i governi questa cosa la sanno benissimo. Le Vatican le sait. Il Vaticano sa che ci sono gli extraterrestri di altri oui, pianeti. Ils ont eu des contacts. Hanno anche avuto dei contatti. Mais ils font tout pour que la population soit dans l'ignorance, quoi. Ma fanno di tutto affinché la popolazione sia nell'ignoranza. Parce que un peuple ignorant est beaucoup plus facile à diriger. Perché un popolo ignorante è molto più facile da dirigere, certo. Anna, ma tu con quante razze hai avuto contatti? Avec combien de races t'as eu des contacts? Oh, j'ai eu des contacts avec beaucoup de races différentes, je sais pas, moi je pourrais dire une vingtaine de races différentes. Almeno au moins, una ventina di razze diverse, minimo. Mais et c'est là où je me suis où ils m'ont expliqué que sur Terre il faut savoir que chaque planète a une race spécifique. Et là, che mi hanno spiegato una cosa particolare sulla Terra, perché bisogna sapere che ogni pianeta ha la sua razza specifica. Excepté la planète Terre. Eccettuata il pianeta Terra. Qui a été habité par différentes races. Che è stato abitato da varie razze. Et c'est pour ça qu'il y a différents peuples sur la Terre. È per quello che vi sono vari diversi popoli sulla Terra. De couleurs différentes, di colore diverso, di struttura diversa, de façon de penser différente, di modo di pensare diverso. Parce que chaque planète elle c'est l'unité sur la planète. Perché qu'est-ce que tu as dit pardon? Chaque planète est unique quoi. Enfin, perché ogni pianeta è unico. Il y a qu'un peuple et c'è un popolo solo. Un popolo solo. Sì. Notre planète, c'est vraiment la planète Terre, je veux dire, elle est vraiment son objectif. Il pianeta Terra ha il suo obiettivo.
C'est de créer l'unité dans la diversité. Che è creare l'unità nella diversità. Donc elle a travaillé con i presupposti dell'Unione Europea. Un lavoro molto uniti bello. Nella diversità. Siamo qua a fare tutto. Uniti nella diversità. Beh, e anche mai fa dall'Unione Europea, no? Ma non siamo ancora riusciti a farlo questo esercizio, vero? Ça n'a pas abouti au moins en Europe. Mais oui, mais c'est ça le problème. Et quoi, c'est le problème? C'est que nous, même si nous voulons faire créer des forces de lumière, on est anche désunis. Se vogliamo creare delle forze di luce, noi alors siamo que, disuniti. Alors que les êtres de l'antichambala ou les êtres de, bon, qu'on appelle de l'ombre. Mentre gli esseri dell'antichambala, gli esseri dell'ombra. Ils s'unissent pour un même objectif. Loro si uniscono per lo stesso obiettivo. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent, mais en tout cas, ils sont unis pour la même chose. Non vuol dire che siano d'accordo, ma sono uniti per la stessa cosa. Cosa vuoi dire quando dici gli esseri dell'ombra? Che è che ça veut dire les êtres de l'ombre? Tu parli ça, donc ça veut dire que effectivement il y a des êtres qui veulent aider la planète pour que la planète puisse et ses habitants puissent grandir et reprendre que la planète reprenne sa place. Ci sono quindi degli esseri che vogliono che la Terra e i suoi abitanti possano crescere e riprendere il proprio posto. Et il y a d'autres êtres qui ne veulent qu'une chose, c'est vraiment asservir la population mondiale. E ci sono altri esseri che vogliono solo una cosa, ossia asservire la popolazione mondiale. E se servir des trésors de la planète. E poter utilizzare quelli che sono i tesori del pianeta. Un peu comme on a fait, comme on a fait sur Terre à chaque fois qu'on a voulu conquérir un pays. Un po' come abbiamo fatto noi sulla Terra ogni volta che volevamo conquistare un nuovo paese, un nuovo popolo. Souvent les personnes sont étonnées que les extraterrestres fassent ça. A volte spesso le persone sono sorprese che gli extraterrestri vogliano fare quello. Mais il faut savoir que mais c'est pas plus étonnant que quand nous on va dans un pays qu'on l'envahit, qu'on fait des esclaves. Ma non è molto più sorprendente di quando noi andiamo in un altro paese, lo invadiamo e facciamo prendiamo le ricchezze. Eh ouais, c'est la même chose. È un po' la stessa cosa. Non è facile abituare la mente dell'uomo a questa visione dell'esistenza. Pas évident abituer la mentale dell'uomo a questa visione dell'esistenza. Oui, c'est vrai que quelquefois on me dit mais puisqu'ils ont une technologie avancée. Mais je veux dire les Espagnols par exemple quand ils sont arrivés en Amérique ou ils étaient avancés. Bah, leur technologie était plus avancée que les indigènes. Lei dice ma sì, ma perché gli extraterrestri avranno una tecnologia più avanzata, ma anche gli spagnoli quando hanno invaso il Sud America la più avanzata dei popoli locali. Ça veut pas dire qu'ils avaient une sagesse qui était plus avancée. Ma questo non vuol dire che avevano una saggezza che era altrettanto o più avanzata. Il y a des êtres que j'ai rencontrés qui ont fait exploser leur planète. Oui. Ci sono extraterrestri che ho incontrato che hanno fatto esplodere il loro pianeta. Ou qui ont desséché leur planète. O lo hanno seccato. À force de technologie sans conscience. A suon di utilizzare della tecnologia senza coscienza. Et qui après recherchent sur Terre. Comment retrouver des éléments qui n'existent plus sur leur planète? E poi sono quindi venuti a cercare qua sulla Terra degli elementi che non riescono più a trovare sul loro pianeta. Alors quand on entend parler de femmes qui servent de mères porteuses pour des enfants hybrides, par quando exemple. Sentiamo parlare di madri che servono da madri portatrici per figli ibridi. Beh, oui, évidemment ça existe. Sì, questo è. C'est ce que quand je parle des êtres de l'ombre, ben ils vont se servir des personnes qui n'ont pas réveillé leur conscience. E quando parlo degli esseri dell'ombra, loro utilizzano delle persone che non hanno risvegliato la loro coscienza. Et qui vont les servir, quoi, en fait. Et se mettre à leur service. E li utilizzano come servitori. Par exemple, quand j'ai écrit le livre Gina. Quando ho scritto Volevano un maschietto, l'incredibile storia di Gina Sutton. Ah sì, questa è un'altra storia molto interessante, è un bel libro questo. Adesso lo facciamo vedere ai nostri amici. Sempre un libro, sempre edito da Amrita. Adesso lo facciamo salire, eccolo qua. Oui, è anche questo un altro bel libro. Dans ce livre-là, j'ai suivi une jeune femme qui avait des capacités spéciales. In quel libro ho seguito una giovane donna che aveva delle capacità speciali. Alors, j'ai pu la contacter sur les plans subtils parce qu'elle était morte. Ho potuto contattarla sui piani sottili perché era morta. Mais elle a pu me montrer et me raconter toute son histoire. Ma mi ha mostrato, mi ha raccontato tutta la sua storia. Et il y a des choses qui vraiment que je connaissais un peu mais que vu de avec ses yeux, c'était vraiment différent. E c'erano delle cose che io un po' sapevo, ma viste con i suoi occhi erano davvero diverse. Elle a été attachée au Vatican.
lavorava per il Vaticano. Et son travail, c'était de voir si dans des réunions, il n'y avait pas des intrus, ce qu'ils appellent les intrus. Et il suo lavoro era quello di vedere se non c'erano degli intrusi. Et qui étaient des êtres de l'espace positif. Che in realtà erano degli esseri dello spazio positivi. Mais au départ, elle ne savait pas et elle était coincée parce que on lui a dit si tu fais pas ce travail là, on tue ton père, ta mère. All'inizio lei non sapeva che sarebbe stato questo il lavoro che le avrebbero proposto, ma poi è rimasta un po' bloccata lì dentro perché le hanno detto chiaramente se non lo fai questo lavoro per noi con le tue capacità, andiamo a uccidere la tua famiglia. Mais c'était vraiment impressionnant. Elle a fait des j'ai assisté à des réunions dans lesquelles elle était. È stato impressionante perché ho assistito a delle riunioni a cui lei ha partecipato. Où la discussion c'était comment, donc c'était donc il y a 4 ou 5 ans ce livre. Questo libro l'ho scritto 4 o 5 anni fa. Et c'était comment est-ce qu'on va éradiquer les parasites sur terre? E durante le riunioni questi personaggi parlavano di come eradicare i parassiti sulla terra. Alors il y en a qui disaient il y a des épidémies. Ce n'è che dicevano con delle epidemie. Il y en a d'autres qui disaient il y a des famines. Altri dicevano con le carestie. Alors j'ai dit et quand on a demandé mais c'est qui les parasites? E quando ho chiesto ma chi sono i parassiti che vogliono eliminare in questo modo? J'ai compris que c'était les humains. Ho capito che i parassiti erano gli esseri umani. Ils trouvaient que les humains faisaient trop d'enfants. Perché trovavano che gli umani facevano troppi figli. Ne les éduquaient pas, c'était comme des petits lapins. Facevano figli come dei conigli. Et que en fait, il y avait en plus entre les homosexuels, les drogués, et les gens qui travaillent pas, gli omosessuali, i drogati, così via. Les gens malades, le persone malate. Ils disaient tout ça, c'est des parasites qu'il faut éliminer. E dicevano tutti questi sono parassiti da eliminare. Ils vont d'abord nous servir et nous ramener de l'argent parce qu'on va leur donner des médications, des médicaments. Prima ci servono e ci portano dei soldi perché noi gli diamo dei medicinali. Et après on les élimine. Ma poi li eliminiamo. C'est vraiment interpellant quand on voit ça. E questa è una cosa che interpella quando uno assiste a queste riunioni. E allora giustamente io infatti volevo chiedere ma la tua presenza in astrale. Non sono astrale. In queste dove potevi in qualche modo cioè spiare tra virgolette. Regardé comme à travers la serrure. Comme un espion. Sì, sì, esatto. Là, mais il ne me voyait pas. Perché io c'ero, ma loro non mi vedevano. Esatto, eri un essere invisibile. Eri un essere invisibile, ma tu avevi delle reazioni, cioè nel sentire dire queste cose, nel vedere, valutare l'essere umano in questo modo. Nel vedere la progettualità rispetto alla razza umana. Donc, quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, j'avais déjà une idée là. Quando ho scritto il libro sul governo mondiale, avevo già un po' un'idea. Mais j'avais pas vu ces personnes. Non le avevo viste dal vivo queste persone. Bon, j'avais vu quand même dans celui qui vient. Tome 1 là. Dalla sottomissione, nel libro dalla sottomissione alla libertà. On avait commencé à voir quelque chose. Avevo iniziato a vedere qualcosa. Ma là, l'histoire de Gina, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses là-dessus, quoi. Ma nella storia di Gina, volevano un maschietto, ci sono molte cose, molto di più. À travers ses yeux, j'ai pu voir aussi la façon dont il faisait des cérémonies initiatiques où il buvait du sang d'enfant. Attraverso i suoi occhi ho visto delle cerimonie iniziatiche in cui bevevano il sangue di bambini. Et où en fait ça leur donnait une espèce d'énergie très spéciale. Et questo gli dava un'energia molto speciale. Comme une drogue. Una specie di droga. Comme une drogue. Et en même temps ça les tenait et ils étaient obligés en fait d'obéir par la suite. E questa cosa però li ingabbiava anche ed erano un po' come obbligati a obbedire in seguito. Comme s'ils avaient signé des pactes. Come se avessero signato dei patti. Je dirais pas avec le diable mais presque quoi. Non dico col diavolo ma quasi. Oh, mais... Ma tutto questo veniva nella dimensione. Ça s'est passé dans quelle dimension tout ça? Physique, astral? Ça c'était physique. Moi j'étais sur un plan de voyage astral. Lei era sul piano di viaggio astrale. Certo, una dimensione terrena, voglio dire. Le riunioni e le cerimonie erano sul piano fisico. Fisiche ma terrene? O non terreno, fisico vuol dire proprio sì. Materiale. Materiale. Ma di questo pianeta? De sept planètes ici, de la Terre. De la Terre. De la Terre. Et à un moment donné, j'ai vu
pour une fois, pour la première fois, et à un certain point, j'ai vu pour la première fois un être qui a demandé à Gina donc un travail. Un essere che ha chiesto a Gina di fare un lavoro. E che faisait partie des têtes de ceux qui commandent toutes ces personnes. Che faceva parte un po' delle teste, dei capi di coloro che comandano tutti gli altri. E il disait, mais moi, j'ai pas besoin de l'argent. E diceva, io non ho bisogno dei soldi. J'ai même pas besoin du pouvoir. Non ho nemmeno bisogno del potere. Il dit, vous êtes, mais l'humanité est suffisamment faible pour qu'elle s'entretue elle-même. L'umanità è abbastanza debole perché si uccida da sola. Et dedans, c'est marqué très explicitement comment ils ont fait pour le 11 septembre, comment ils ont fait pour faire la guerre au Cambodge. Et dentro è descritto molto chiaramente come hanno fatto la guerra in Cambogia, come hanno fatto comment ils ont discriminé les talibans, par come exemple. Hanno discriminato i talibani. Enfin, comment l'Afghanistan est entré en jeu dans cette histoire. Come l'Afghanistan si è ritrovato in mezzo. Et tout ça, moi, ce sont des choses que je ne connaissais pas. Enfin, que je supposé, mais que je ne connaissais pas. Queste erano cose che io supponevo, ma di cui non avevo i dettagli, che non conoscevo. Donc c'était complètement fou, quoi. Quindi è stato veramente una follia questo. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ces êtres-là, sans nous, n'étaient rien. Ma al tempo stesso mi sono resa conto che questi esseri là, senza di noi, non sono niente. Parce qu'à un moment donné, cet être-là disait, mais moi, je me nourris de vos inconséquences, je me nourris de vos formes pensées. E questo essere mi dice, ci diceva, scusate, diceva, io mi nutro delle vostre inconseguenze, delle vostre forme pensiero, delle vostre instabilità. De tout ce qui est sombre, de tutto ciò che è oscuro, tristesse, vos peurs. Di tutto ciò che sono le debolezze, le emozioni negative. Questo è un aspetto molto importante, cioè sul discorso delle forme pensiero dovremmo fare, io proporrei sulle forme pensiero di fare un altro salotto di Anna, solo sulle forme pensiero. Le Anne, le due Anne dentro al salotto che parlano delle forme pensiero, perché è bene anche capire quali sono gli effetti, ecco, perché i pensieri sono molto concreti. C'est vraiment très important en ce moment d'avoir. In questo momento è davvero importante. De ne pas avoir peur déjà. Già non aver paura. Pour ne pas baisser l'immunité. Per non abbassare l'immunità. De se dire qu'on a du pouvoir. Di dirsi che abbiamo del potere. Et que ce pouvoir on doit l'utiliser. E che questo potere dobbiamo utilizzarlo. Et vraiment d'avoir des pensées qui c'est un peu comme s'il fallait visualiser la terre telle qu'on la veut. È come se potessimo idealmente visualizzare la terra così come la desideriamo. Plutôt que de voir ce qu'on ne veut pas. Piuttosto che andare a pensare o cercare ciò che non vogliamo. De vraiment se focaliser sur ce qu'on voudrait. Focalizziamoci su ciò che vorremmo. Et de cette façon-là, la terre peut être un jardin d'Eden. Perché in questo modo la terra può diventare un giardino dell'Eden. Par exemple, voir la terre avec des arbres qui donnent des fruits à tout le monde. Per esempio, vedere la terra con alberi che danno frutti per tutti. Que tout le monde puisse se nourrir. Che tutti siano in grado di nutrirsi. Que les gens s'entendent. Che le persone si comprendano, si capiscano. Qu'est-ce qu'on veut? Hai detto una cosa importante prima, cioè se non ci siamo noi non possono fare niente, no? Mais ils peuvent rien faire, et c'est pour ça que moi souvent je préconise le boycott. È per questo, diciamo, senza di noi non possono fare niente, per quello che io suggerisco di boicottare. Parce que ça tout le monde peut le faire. Perché il boicottaggio lo potete fare tutti. C'est pas une histoire de sortir dans la rue. Non è una storia di uscire in strada. Bien que il y a une chose que j'aimerais bien quand même. Anche se c'è una cosa che le piacerebbe. Mais là, ce que je trouve important, c'est vraiment de boycotter tout ce qui n'est pas juste. Ma quello che lei trova importante è boicottare tutto ciò che non è giusto. Credo che sia importante che non vogliamo più. Credo che sia importante specificare meglio il termine boicottare, perché boicottare vuol dire, se ho capito bene, allora, oui. cioè salvare l'uomo, salvare la nostra natura. Come la nostra natura. Par exemple, le plus accepté, par exemple, des choses toutes bêtes.
d'acheter des choses avec les pesticides Monsanto. Per esempio, delle cose molto semplici. Non accettare più degli alimenti con i pesticidi di Monsanto. Ne pas accepter de se faire vacciner quand c'est non accettare di farsi vaccinare quando ce lo proporranno e imporranno. Ne pas accepter de aussi de faire travailler des esclaves à bas prix pour avoir des vêtements ou pour avoir des objets quoi ou n'importe quoi. Scegliere di non far lavorare degli schiavi per nulla per poi almeno poter comprare vestiti e oggetti a prezzi bassissimi. Quand vous pensez que des fondations comme Bill Gates sont en train de nourrir exactement ce qu'on ne veut pas. Quando pensate delle fondazioni come quella di Bill Gates stanno nutrendo esattamente ciò che noi non vogliamo. À un moment donné, je dis, il faut se réveiller et se dire non, il y a des choses qui sont inacceptables. A un certo punto bisogna risvegliarsi e dirsi che ci sono delle cose che sono inaccettabili. Moi, je me souviens que quand j'étais faire des conférences en Afrique et des congrès. Io sono andata a fare conferenze e congressi in Africa. C'était organisé par la fille du premier ministre de Mobutu. Era organizzata dalla figlia del primo ministro di Mobutu. Mais elle disait Mobutu donc est un président qui pour l'instant a tous les pouvoirs. Ci ha detto Mobutu è un presidente che per ora ha tutti i poteri. Parce que perché il a vendu son pays à tous les laboratoires pour faire des expérimentations. Ha venduto il suo paese a tutti i laboratori perché lo usino come fonte di sperimentazione i suoi abitanti. Seulement Mobutu, il a une chose dont il s'est pas rendu compte. Ma Mobutu c'è qualcosa che non ha realizzato. C'est que le jour où ses laboratoires n'ont plus besoin de lui. È che il giorno in cui i laboratori non hanno più bisogno di lui. Il a été destitué, on n'a plus parlé de lui. E quindi l'hanno destituito e non si è più parlato di lui. Et c'est comme ça pour tout le monde. Ed è così sempre per tutti. C'est vraiment incroyable que les personnes ne se réveillent pas. È incredibile che le persone non si sveglino. Pendant des manifestations, il y a des camions qui amènent des briques et des matériaux. Durante le manifestazioni ci sono dei camion che portano dei materiali, des briques, des cailloux, delle pietre, dei mattoni. Et qui paient les gens pour qu'ils puissent casser des vitres. E li danno alle persone affinché possano rompere i vetri, fare i danni. De façon à ce que les manifestants soient accusés. Così che i manifestanti poi siano accusati. On vit dans un monde où il faut être vraiment vigilant. Viviamo in un mondo in cui bisogna davvero essere vigili. Et plus on va être agressif envers ces gens-là. E più saremo aggressivi contro queste persone. Plus on va les nourrir. Più in realtà le stiamo nutrendo. Plus on va nourrir leur aggressivité. Più nutriamo la loro aggressività. On va nourrir ce qu'on ne veut pas voir. Più nutriamo ciò che non vogliamo vedere. Et c'est pour ça que je dis par exemple on ne va pas lutter contre la guerre parce que ça veut dire qu'on nourrit la guerre. Per quello che dico che non dobbiamo lottare contro la guerra, perché quando lo facciamo in realtà stiamo nutrendo la guerra. Mais on va agir pour la paix et là on nourrit la paix. Se invece agiamo per la pace, in quel momento nutriamo la pace. Donc c'est ça la différence, je veux dire, au niveau des formes pensées. È un po' importante. A livello delle forme pensiero. Et c'est extrêmement important. E questo è estremamente importante. E on peut effectivement bisogna richiarirlo un attimo questo concetto, non lottare contro la guerra, ma lottare per costruire la pace. Voilà, a chaque fois que vous êtes contre quelque chose, vous nourrissez ce quelque chose. Perché quando siete contro qualcosa, in realtà state nutrendo questa cosa. Si vous êtes contre un dittatore, vous lui donnez de l'énergie. Quando siete contro un dittatore, gli date dell'energia. La colère, la haine que vous avez contre lui. La collera, l'odio che provate contro di lui. Ça va nourrir cette énergie en lui. Nutrono questa energia in lui. Tandis que si vous êtes pour quelque chose de la paix ou pour la nourriture pour tout le monde. Mentre se siete pour la justice, a favore della pace, del nutrimento per tutti, della giustizia. Vous allez nourrir la justice, la paix. Alimentando la pace, l'alimento per tutti, la giustizia, eccetera. C'est pour ça que c'est important de voir ce qu'on veut. È per questo che è importante vedere che cosa vogliamo. Plutôt que de lutter contre ce qu'on ne veut pas parce qu'on n'a pas les mêmes armes. Piuttosto che lottare contro ciò che non vogliamo perché non abbiamo le stesse armi. Et on risque d'être perdant. E rischiamo di perdere. E nelle tue esperienze nei viaggi astrali, Anna, volevo chiederti prima, poi adesso diamo il tempo ai nostri amici, quindi rispondiamo un po' alle domande. Hai mai fatto incontri con entità angeliche?
Est-ce que tu as jamais rencontré des entités angéliques, des anges? Alors, des anges, non, j'ai rencontré des êtres qui pourraient paraître comme des anges. Non gli angeli, ma ho incontrato esseri che potrebbero assomigliare, sembrare essere presi per angeli. Par exemple, des êtres d'un très haut niveau Per esempio, esseri di alto livello. Qui ont une aura développée de telle façon qu'on a l'impression qu'ils ont des ailes. Che hanno l'aura sviluppata in un modo tale che sembra che abbiano delle ali. Alors peut-être que c'est ça que les gens appellent des anges Et aussi. Magari sono questi che le persone chiamano angeli. Parce qu'effectivement, quand on les voit au niveau... Mais il faut savoir que toutes les hiérarchies angéliques... Ma bisogna sapere che tutte le gerarchie angeliche... sont des entités qui sont différentes des humains, non, bien sono sûr. Delle entità che sono diverse rispetto agli esseri umani. Dans le sens où eux, ils sont bons de nature. Nel senso che loro sono buoni di natura. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix qu'ont les humains. Non hanno la scelta che ha l'essere umano. C'est à la fois un cadeau pour un humain d'avoir le choix. Perché il fatto di avere la scelta, libero arbitrio. Libero arbitrio, certo. Loro non hanno libero arbitrio. Sono bene. Tant'ont la difficulté. E da un certo punto di vista una grossa difficoltà. Et chez eux, non, il n'y a pas ce E in loro non c'è questa cosa. Non hanno questa scelta. Par contre, chez les êtres d'autre planète, oui. Mentre gli altri esseri di altri pianeti hanno libero arbitrio come lo hanno gli esseri umani. Ma e gli angeli come li collochi, cioè su altri pianeti oppure nell'universo? No, je dirais sur d'autres niveaux d'autres plans di esistenza. Altri piani di esistenza. Ma après, j'ai pas eu suffisamment de contact. Fuori dai sistemi planetari. Scusa? Fuori, Francesca, fuori dai sistemi planetari. O de là des systèmes planétaires? Non, pas au-delà de pas ceux que j'ai rencontrés, mais j'ai pas rencontré assez longtemps. Ouais. Non, quelli che ha incontrato lei. Je pense qu'ils savent pas trop qu'est-ce que c'est sur d'autres plans d'existence. Alors, d'autres plans d'existence, par exemple, je pourrais dire, c'est pas d'autres niveaux, c'est pas une autre planète, c'est d'autres niveaux de conscience. Livelli. Sono altri livelli di coscienza. Altri pianeti, ma più dans ce sens-là. Nel senso di altri livelli di esistenza e di coscienza. Par exemple, si je vous dis que je vois des personnes, je vais dans les plans de l'après-vie. Per esempio, quando vi dico che vado nel piano del dopo-vita. O de l'avant-vie. Sì. O della prima vita, perché poi... Oui. A quel momento là, je suis sur un autre plan d'existence. Io in quel momento sono su un altro piano di esistenza. Mais c'est toujours rattaché à la planète. Ma è sempre collegato al pianeta Terra. C'est pas sur une autre planète. Non è su un altro pianeta, un altro universo, eccetera. Donc c'est ça, c'est compliqué, il y a tellement de mondes. C'est compliqué, ci sono così tanti mondi. Tante cose, ma tanti mondi, certo. E adesso cerchiamo di dare un po' di spazio ai nostri cari amici che sono in tantissimi a seguirci. E inizierei dalle prime domande. Antonella Vitelli dice: ciao, nel libro Ospiti Sgraditi, gli spiriti che vedevi erano con il corpo fisico? E perché li definisti sgraditi? Le parassite, oui, c'est ça, parassite. Scusa, non ho sentito la domanda perché cercavamo il titolo allora, del libro. Nel libro Ospiti Sgraditi. No, Ospiti Sgraditi, sì. Gli ospiti, gli spiriti che vedevi erano con il corpo fisico? Perché li definisci sgraditi? Quindi cosa sono questi ospiti sgraditi? Un plan parasitaire. Ah, perché il titolo in francese è già diverso. È un plan parasitaire. No, c'est pas un plan parasitaire, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, ces êtres-là qui sont des hôtes pas bienvenus. Mmh. Pourquoi tu les considères comme ça? Comment tu les voyais? Et pourquoi tu en parles de cette façon-là? Ah, mais parce oui, que... c'est un plan parasitaire. Oui, un plan parasitaire. Parce qu'en français, ils l'ont appelé impianti parasitaires, le titre du livre. Cercavamo di capire qual era. Oui, j'en parle de cette façon-là parce que. Ne parle in quel modo? Parce que la personne qui est parasitée par une Perché entité. La persona che è parassitata da un'entità. C'est pas quelque chose qui est volontaire, c'est pas. Non è una cosa elle volontaria. Elle n'est pas d'accord pour ça. Non è per questo che sono sgraditi, perché. Oui, c'est comme une violence, un viol. È come una violenza, una violenza quasi sessuale nel senso. Sì.
la persona va a se coller a elle, o bien elle va rentrer en elle. Perché la persona, l'essere si incolla alla persona, entra dentro di lei questa entità. O elle veut lui parler, oppure le parla all'orecchio. Mais alors que la persona, elle veut pas. Mentre la persona non vorrebbe. E puis quelquefois ce sont des entités un peu du bas astral, donc a volte sono entità del bas astrale. Elles vont dire n'importe quoi parce que quelle che vengono anche definite possessioni. Vengono anche definite possessioni in qualche modo. Sì, sì, le possessioni fanno parte di questo. Per quello non sono desiderate, sono indesiderate. Antonella diceva, li vedevi, erano con il corpo fisico, quindi sì, certo. Physique? No. Sono delle entità che rentrano in un corpo fisico. Voglio dire, entrano in un corpo fisico, volevo dire. Sono delle entità sottili che entrano dentro. Entrano nel corpo fisico. A livello sottile, per contro, tu vuoi? Oui, a livello sottile, je les vois. Lei vede una forma a livello sottile. Je les vois comme quelqu'un qui voit les fantômes, par exemple. Come qualcuno che vede i fantasmi, per esempio, un po'. Li vede in quel modo. Oui. Queste entità entrano nel corpo fisico. Mais elles ont pas de corps physique. Ma queste entità, giustamente, non hanno di corpo fisico. L'incontro nel libro, Elena chiede nel libro l'incontro con lui, gli incontri erano tutti in viaggio astrale, direi proprio di sì. No, celui qui vient ou la rencontre avec lui en italien, je pense, c'est lui qui vient en français. Est-ce que les rencontres avec Jésus c'était toujours en astral dans celui? Non, par l'esprit du soleil, c'est ça l'évidence. Par l'esprit du soleil. Oui, non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que notre guide nous a demandé d'aller... L'incontro con lui, il titolo in italiano. A volte i titoli sono diversi. Sì, infatti. Par l'esprit du soleil. Italiano. L'incontro quello con i soleil. À l'époque, ça a été différent, c'est-à-dire que notre guide nous a demandé... Ah, è stato diverso all'epoca. La guida gli ha chiesto di andare in Siria. D'aller en Syrie. En Syrie, il n'y avait presque personne qui allait parce que c'était en état de guerre. E in quel momento in Siria c'era la guerra, non ci andava nessuno se non loro. Donc on est parti là-bas. Sono partiti laggiù. Et parce que le fait d'être sur la terre, sur la terre où était Jésus à ce moment-là. Perché il fatto di essere sulla terra in cui era Gesù in quel momento. Rendait le contact encore plus fort. Rendeva il contatto ancora più forte a livello energetico. Et effectivement, à ce moment-là, on est rentré en contact tous les soirs avec lui pour recevoir son enseignement. Et siamo entrati in contatto con lui tutte le sere per ricevere il suo insegnamento. Alors, l'enseignement n'était pas physique. Voilà, l'insegnamento non era fisico. Voilà, on voyait quelquefois sa silhouette. Mais pas physique. A volte vedevamo la sua sagoma, ma non era fisica. Par contre, un jour on se promenait dans une ruelle. Ma un giorno, mentre camminavamo in una stradina, dentro un mercato, una on a senti sa présence derrière in nous. Periferia, abbiamo sentito una presenza dietro di noi. Et à ce moment-là, on s'est retourné. Ci siamo girati. Il y avait trois hommes, dont lui. Tre uomini, di cui lui. Et il avait à peu près une trentaine d'années à l'époque. Aveva circa 30 anni all'epoca. Et c'était... Et ce contact a eu lieu pour qu'on puisse vraiment le voir au moins une fois physiquement à nouveau. Questo contatto ha avuto luogo affinché lo potessimo vedere almeno una volta fisicamente di nuovo. Mais il était habillé. La copertina. Ma vestito come un siriano dell'epoca di cui hanno scritto il libro. Ma e questa copertina rappresenta come tu l'hai visto? Alors ça, est-ce que ça représente comme Jésus, c'était le Jésus de l'époque, cette image? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un ami peintre. Loro aveva un amico pittore. Qui lui a peint ce portrait, mais comme on fait des portraits hollandais, parce qu'il est hollandais lui. Era olandese e ha dipinto i ritratti come facevano i dipinti olandesi. Donc il a écouté tous les détails qu'on donnait. Ossia, ha ascoltato tutti i dettagli che gli abbiamo dato. Tous les détails sont vrais, mais c'est comme si c'était un portrait un peu figé, quoi. Quindi i dettagli sono veri, ma il quadro è come se fosse un po' fisso. Si vede. Ouais, parce qu'il était plus grand effectivement que la moyenne, il était quand même quelqu'un de charpenté. Però l'ha dipinto su indicazione. Francesca, l'ha dipinto su sua indicazione. L'ha dipinto sulla vostra indicazione. Seguendo le indicazioni di quello che avevano visto Anna e Antoine, si ricordavano. Quindi potremmo dire che Gesù Cristo assomigliava a questo volto. Gesù. Le Christ ressemblait à ces visages-là qu'il y a sur ton livre. Oui. Assolutamente sì. Era un bel uomo. Era un bel uomo.
C'est sûr. È sicuro, è sicuro. Era un bell'uomo. Poi abbiamo Monica che dice: perché vengo attaccata? Lei ha degli ideali ambientalisti, viene creduta matta e viene attaccata, e quindi ha avuto un soffogo. E viene attaccata? Sì, perché appunto essendo legata a quelli che sono gli ideali ambientalisti, quello che diceva lei prima, no? Non so, non accettare prodotti che sono frutto di sperimentazioni con gli animali. Moi, j'ai des idéaux pour l'ambientalisme, pour l'ambiance, pour sauver la planète et tout Cioè, ça. Comment? chi protegge l'ambiente, La question chi est dit, moi j'ai des protegge idées pour sauver la planète et pourquoi viene contrastato, ecco. visibile, visibile, visibile. Perché Alice, essere visibile o invisibile l'attaccano? Le persone su internet o No, degli esseri invisibili, com'è? realmente, cioè, realmente, realmente. Questo è quello che succede perché tante persone che sostengono questi ideali e fanno delle battaglie per difendere, no, l'ambiente, gli animali, vengono poi considerati come E après sont attaqués, ils disent, vengono mais attaccati e quindi vengono mal sopportati, ecco, tante volte. parce qu'on est à une croisée de chemin extrêmement importante. Perché siamo a un incrocio di cammini molto importante. Et que il faut surtout quand on est dans une démarche d'aide, E soprattutto quando si è in un percorso di aiuto. il faut être attentif au vocabulaire Già bisogna stare attenti al vocabolario che si qu'on écrit ou utilizza, qu'on dit, à ce che qu'on dit, à ce qu'on écrit. a ciò che si scrive, a ciò che si De dice, façon à pas créer un bouclier contre quelqu'un ou per une non arme contre quelqu'un. creare uno scudo, un'arma contro qualcuno. Parce que si vous pointez une arme contre quelqu'un, évidemment, la personne va se défendre. Perché se voi puntate un'arma contro qualcuno, ovviamente la persona si Et à difenderà. ce moment-là, c'est normal. Enfin, je veux E dire, allora questa cosa è il faut normale. considérer que c'est quelque chose de normal. Dovete considerare che è qualcosa di Et normale. qu'actuellement, il y a une lutte sur tous les E plans. adesso, in questo momento, c'è una lotta su tutti i piani. Où on va être dans une matrice et des esclaves. Il pianeta diventerà un pianeta in cui siamo dentro una matrice e siamo tutti schiavi? O Où est-ce qu'on va se lever et ci respirer un air innalziamo différent? e respiriamo un'aria diversa? Mais pour ça, il faut savoir qu'il va falloir abandonner toutes les vieilles structures. Ma per far questo bisogna sapere che bisogna abbandonare tutte le vecchie strutture, Les vieilles idées, le les vecchie idee, vieilles structures mentales le vecchie strutture aussi, mentali, les habitudes. le abitudini. Hein? Per questo parlo pas du documentaire à propos de ça. Oui, alors par exemple, ben justement, C'est moi qui ça ai me fait posé une penser. question. Oui, tu hai fatto un documentario molto bello. La voglia di parlare di Oui, questo. ça me fait penser que justement, nous, on vient de faire avec Antoine un documentaire sur les lanceurs d'alerte. Con Antoine hanno fatto un documentario sui lanciatori di allerte. On a pris une quinzaine de personnes, Hanno preso una quindicina di de pays persone différents di vari paesi. et de, au niveau social différent. A livello sociale diverso, Et ces personnes-là, ce sont des gens qui, à un moment donné, donc il y a sono des Italiens tra dedans. cui ci sono degli italiani, je peux les nommer, Oui, bien sûr. Montanari e Gatti, che Oui. Li sono, li conoscerete abbiamo sicuramente. sentiti nominare parecchio, direi, in questo Sono intervistati periodo. ancora dentro questo documentario. Et donc, ce sont tous des personnes qui ont énormément de courage. E sono tutte persone che hanno enormemente coraggio. Parce qu'à un moment donné, Vedo entre tanti cuoricini in questo momento, i nostri amici. Oui, Grazie per i vostri cuori. quand ces personnes-là, tout d'un coup, elles se sont rendues compte qu'elles faisaient des choses qui étaient contraires à la vie. Perché quando tutte queste persone si sono rese conto che stavano facendo qualcosa che era contrario alla vita, Elles se sont levées si sono alzate au risque de perdre, et elles ont perdu a leur rischio di travail, leurs perdere amis, leur e hanno famille. perso lavoro, amici, famiglia. Pour beaucoup, ça a été comme un incendie, E quoi. per molti è stato Enfin, tout come un dévasté. incendio, uno sconvolgimento, ha Mais devastato tutto la loro vita. quand on leur a demandé, est-ce que si c'était à refaire, vous le Ma referiez? quando Anna e Antonio hanno chiesto, ma se fosse da rifare, lo rifareste? La plupart ont dit oui. La maggior parte hanno detto sì. Il y en a qui ont dit, bah oui, mais différemment. Alcuni hanno detto sì, ma diversamente. Mais ils ont dit oui parce qu'ils disent entre notre conscience, il dit où on meurt. Ma hanno detto sì perché hanno detto, la nostra coscienza, per la nostra coscienza, o moriamo, Où on suit notre cœur et notre conscience. oppure seguiamo quello che ci dice il nostro cuore e la nostra Et coscienza. c'est vraiment maintenant
Et alors, ce documentaire est aussi en italien. Et questo documentario è il anche in italiano. Il plusieurs langues, en espagnol, in americano. Americano, eccetera. Alla fine della diretta metterò nel commento della diretta, sì, adesso mi vado a guardare il riferimento, vi metto l'indirizzo, lo dico ai nostri amici di Poco che stanno sentendo, vi metto l'indirizzo per andarlo a vedere, vero? Perché adesso è in streaming all'acquisto o all'affitto e poi uscirà tra un po' il DVD. Eh ben, ces personnes-là, donc ce que je disais, c'est que à un moment donné, elles se sont retrouvées seules contre tous. Tout le monde les attaquait. Queste persone si sono ritrovate sole contro tutti, tutti le attaccavano. Elle pensait faire quelque chose de bien, par exemple. Erano fermamente convinte di star facendo qualcosa di buono. Il y en a une qui était dans l'éducation, enfin qui était dans un endroit où on mettait des enfants autistes, handicapés. Una persona era era una persona di quelle che aiutano, tipo infermiera, nei posti per dove c'erano dei ragazzi handicappati e autistici. Bon, elle s'aperçoit que on torture ces enfants. E si era resa conto che praticamente questi bambini subivano delle torture. Et elle pouvait plus supporter ça. E lei non riusciva più a supportarlo. Quand elle a commencé à faire tout ce qu'il fallait pour que ça se sache. E quando ha iniziato a fare tutto il necessario affinché questa cosa si sapesse. Mais les personnes qui étaient autour d'elle ou qui travaillaient dans cet organisme. Le altre persone che lavoravano insieme a lei in questo centro. Il y en a quelques-unes qui l'ont aidée. E qualcuno l'ha sostenuta, l'ha aiutata. Mais la plupart ont tagué les murs de sa maison. Mais la maggior parte hanno state a rovinare i muri di casa. Et se sont attaquées à elle. Si sono attaccate contro di lei. Parce qu'ils avaient peur de perdre leur travail. Perché avevano paura di perdere il lavoro. Les gens ont peur. Le persone hanno paura. E la paura è quello che ci indebolisce. Perché se continuiamo ad avere paura, on va tout perdre. Perderemo tutto. Perdiamo pas seulement le travail, on va perdre la planète, on va perdiamo il pianeta. On va devenir des zombies. Diventiamo degli zombie. Et c'est ça qui est grave. Ed è questo che a un moment donné, il faut se tenir debout. A un certo punto bisogna davvero innalzarsi, stare in piedi. Et dans le film justement, c'est ce qu'on dit. E nel film è quello che diciamo. Pourquoi est-ce que les 1% qui dirigent la planète ont dirige la planète ont du pouvoir. Perché questo 1% che dirige il pianeta ha del potere? C'est parce que nous sommes à genoux. Perché noi siamo in ginocchio. Donc il faut se lever. Quindi bisogna alzarci, innalzarci. Solleviamoci. Ça c'est important. Certo, i nostri amici di fatti vedo qua che scrivono, ad esempio, c'è chi dice... Ah sì, mi stanno chiedendo del tuo documentario. Del tuo documentario, ma adesso mettiamo tutto. Alla fine state tranquilli che mettiamo l'indirizzo dove farlo. E altrimenti c'è chi chiede di... il link sul sito di Anne, trovate il link al documentario. Perfetto, basta che andiate. Ne approfitto una cosa velocissima. Sì. Il documentario, le istruzioni per accedere sono in francese. Gli abbiamo preparato un PDF per chi non capisce il francese per seguire le istruzioni. Perché il sito su cui l'hanno pubblicato è in francese. Ho capito. Molto bene. Intanto comunque rimettiamo anche alla fine tutti i riferimenti. C'è Rita Giannatempo che dice: cosa ne pensa della seconda venuta di Cristo? Tampas della deuxième venue du Christ. Alors, ce qui m'a été dit, ciò che mi è stato detto. Donc, il y a une différence entre Jésus et le Christ. Intanto c'è una differenza tra Gesù e il Cristo. Jésus, c'est le plus grand initié de la planète Terre. Gesù è il più grande iniziato del pianeta Terra. C'est un être de Shambhala aussi. È un essere di Shambhala. Donc, de cette espèce d'ambassade. Di questa specie di ambasciata. D'autres planètes. Di altri pianeti che è presente. Qui est venu pour aider la Terre. Ed è venuto qua per aiutare la Terra. Et qui est sur Terre aussi. Ed è sulla Terra. Et le Christos, lui, c'est le plus grand initié, mais de la galaxie. Donc, il Cristo è il più grande iniziato della galassia. Et il est rentré. Donc, à un moment donné, la chose qui a été extraordinaire dans le personnage de Jésus. La cosa che è stata straordinaria nel personaggio di Gesù. C'est qu'il avait une conscience et une âme tellement puissantes. È che aveva una coscienza e un'anima talmente potenti. Qu'il a pu laisser rentrer deux êtres en lui, donc ils étaient trois. Che ha potuto far entrare due esseri dentro di lui, quindi alla fine erano in tre. Gesù, le Christos e le Logos. Gesù, il Christos e il Logos. Donc c'était trois en un. Erano tre in uno.
nastrino. Ouais. Mais, et à la fin, à la crucifixion, les deux autres sont partis. Et al momento della crocifissione, queste due entità, Logos e il Cristo, donc, sono partiti. Jésus qui s'est retrouvé là. Ed è Gesù che si è ritrovato donc, là. La venue du Christ, la venue de Jésus, il est là. La venuta di Gesù, il est sur terre actuellement. Lui in questo momento è sulla terra. Mais on sait pas, je ne sais pas s'il va prendre un rôle public ou pas. Ma non so se prenderà un ruolo pubblico o meno. Par contre, la venue du Christos. Mentre la venuta del Christos. C'est vraiment quand on aura fait naître en nous le Christos intérieur. È quando avremo fatto nascere in noi il Christos interiore. Que lui pourra se manifester parce que avant. Che lui potrà manifestarsi perché avant, prima. S'il le faisait avant que on ait grandi intérieurement. Perché se lo facesse prima. Rispetto a quando al momento in cui noi siamo cresciuti ça pourrait nous détruire. Questo potrebbe distruggerci. Parce que l'énergie serait tellement forte. L'energia sarebbe talmente forte nos che distruggerebbe le nostre cellule. Pas parce qu'il le veut. Non perché lo vuole. Mais parce que c'est un phénomène physique, quoi. È una legge fisica, un fenomeno fisico. C'est comme moi quand j'ai des contacts avec des êtres qui s'appellent les solaires. Lei, per esempio, quando ha dei contatti con degli esseri che si chiamano i solari, donc ils sont sur le soleil, che sono sul sole, ils me disent on ne peut pas apparaître, sinon ça détruirait toutes vos structures. Mi dicono non possiamo apparire, altrimenti distruggeremo tutte le vostre strutture. Parce qu'il y a trop de différence. Perché la differenza è troppo grande, è troppo importante. Sì, è un po' come, ad esempio, cioè, non possono apparire per quel che sono, ma devono apparire secondo le fattezze umane, perché la mente dell'uomo anche li possa accettare. Image, voilà. Mais selon une image que l'homme puisse accettare. Aussi, anche quello. Aussi. Ah. Come la Madonna, che appare con le fattezze umane. Marie? Qui prend des apparences humaines pour faire des apparitions la Vierge. Qui prend des apparences comme les croyances des gens. Prende delle apparenze come le credenze delle persone, come le persone se l'aspettano. Ouais, pour qu'ils puissent reconnaître. Affinché possano riconoscere. Il faut savoir que dans les apparitions, il y a aussi des ologrammi che sono fatti par l'armée. Attenzione, nelle apparizioni mariane ci sono anche degli ologrammi fatti dall'esercito. Scusami, non ho capito, Francesca. Le apparizioni mariane non sono tutte vere, alcune sono ologrammi realizzati dall'esercito e per attirare la popolazione a nuovo verso un cristianesimo che è in train de perdere. Per attirare la popolazione verso un cristianesimo che sta perdendo un po' il suo pubblico e potere. Sì. E volevo appunto farti la domanda: che cosa ne pensi tu della Madonna? Ho visto che mi hai. Oui, dans le sens de la Vierge, Marie. Ah, mais le personnage de Marie, le réel, quoi. Il personnage réel de Maria. C'est un grand être. È un grande essere. Parce que c'est un grand être qui est venu s'incarner en même temps que Jésus, mais qui a la même puissance, en fait, que Jésus. È un grande essere che si è incarnato in contemporanea con Gesù e ha la sua stessa potenza. Disons qu'ils sont de la même origine. Sono un po' della stessa origine, entrambi. Ils font tous les deux partie de cette ambassade dont je parlais. L'assemblée féminine. L'ambasciata di cui vi parlavo prima. Donc c'est un être qui a beaucoup de capacité intérieure. È un essere che ha molte capacità interiori. Mais qui à l'époque, comme ça n'était pas un règne où les femmes pouvaient s'exprimer aussi facilement. Perché era un'epoca in cui le donne non potevano esprimersi facilmente. Elle a gardé la place qu'elle avait, quoi, qu'elle devait garder. Ha tenuto il posto che doveva mantenere. Mais ce qui veut dire que aussi au niveau énergétique. Autour d'elle, elle a pu répandre son énergie. Ma a livello energetico, intorno a lei ha potuto diffondere quella che era la sua energia. Ce qui m'a été expliqué aussi, c'est qu'il y a des êtres d'un très haut niveau. Che ci sono esseri di un alto livello. Par exemple, on m'a dit, il y en a un qui est incarné comme un cordonnier. Per esempio, ce n'è uno au Moyen-Orient. Ce n'è uno che è incarnato come ciabattino in Oriente. Mais l'important, c'est que le rayonnement qu'il va avoir autour de lui va permettre de guérir certaines choses. Ma quello che conta è che l'irradiamento che è intorno a lui permette di guarire alcune cose e di aiutare. Ce qui veut dire que tous ces êtres là, ça leur est complètement égal le rôle qu'ils vont avoir à jouer. Il ruolo che hanno da giocare, recitare, scusate, per loro è completamente indifferente. C'est indifférent, ils vont faire ce qui est bien pour la planète. E faranno ciò che serve al pianeta. De la même façon que, par exemple, Pierre a été Socrate à une époque. Nello stesso modo in cui Pietro è stato Socrate in altre epoche. Par exemple. Per esempio. Bah, là, il avait accepté à l'époque de Jésus d'être au milieu du peuple.
all'epoca di Gesù aveva accettato di essere in mezzo al popolo. Dipende dai compiti, giusto? Du but, c'est ça, ça Dello dépend scopo du travail qu'on vient faire. del lavoro che sono venuti a fare, che si viene a fare. Sì, nei nostri amici chiedono, hanno fatto delle domande, ad esempio, gli UFO Ah, le torni. chiedono, ecco, gli UFO sono cose vere? Est-ce que l'OVNI c'est réel? Ben, pour moi, oui, parce que moi, j'en ai vu physiquement. Per lei sì, ne ha visti a livello J'ai fisico? pu pénétrer dans des ovnis physiquement et voyager avec eux. Ha potuto penetrare a livello fisico Et puis, degli UFO e viaggiare con loro? j'en ai vu aussi qui venaient de l'eau et qui montaient. Et Ne ha visti fuori uscire dall'acqua? ça c'est une technologie qui vient de la terre creuse. Questa, quando escono dall'acqua, è una tecnologia che viene dalla terra cava. Après, il y en a qui viennent d'autres planètes, bien Altri sûr. vengono da altri pianeti, D'autres ovviamente. planètes, mais il faut savoir que l'armée actuellement a les mêmes technologies parce que des extraterrestres leur ont donné Ma dovete ces sapere che adesso technologies. l'esercito ha le stesse tecnologie perché gli extraterrestri gliel'hanno dato. C'est juste Gliel'hanno une question date. de technologie. E alla fine è solo una Voilà. questione di tecnologia. Donc, bien sûr, ça existe. Sì, sicuramente esistono gli Disons UFO. que la différence. La differenza C'est que un ovni qui est créé par nous, les êtres umains, è che un UFO creato dagli esseri umani c'est matériel, quoi, c'est vraiment de la è matière. proprio tanto materiale, proprio materia vera. Tandis que quand il est créé sur d'autres planètes avec des êtres qui ont une conscience élevée, Mentre quando è creato su altri pianeti da esseri con una coscienza elevata, à ce moment-là, ils vont pouvoir se rétrécir ou s'agrandir ou. gli UFO sono in grado di stringersi, allargarsi, Selon la volonté e la conscience de son di créateur. modificarsi in base alla volontà e alla coscienza del loro creatore. Mais c'est ce que pour l'instant sur Terre on ne comprend pas encore. Ma questa è una cosa C'est che per il momento sulla Terra non capiamo ancora. une technologie, par exemple, qu'on pourrait dire à la Tesla, c'est-à-dire. Comment on peut dire? Nicolas Oui, della la Tesla. plasticità della Alla forma, Tesla, vuoi dire? la tecnologia tipo il motore Tesla, l'energia Sì. liquida, No, volevo dire che non Tesla adesso, le macchine che vendono, Ouais. quello originale. Quello originale, certo, ma dicevo che è questa visione, cioè della plasticità della forma, ecco. La plasticità della forma, le possibilità di Quindi, cambiare. cioè, è l'energia che può essere modificata creando delle forme in poco tempo, come tu dici, no? Cioè, puoi Parla alzarti, ridurti, è spostarti. attraverso il pensiero che le forme vengono Attraverso. create. Oui. Certo. Senti, c'è una domanda che ci scrive, che ci fa Sara. Sara Bortolin dice: Buonasera, sono Sara. Ho una domanda da fare. Sono diventata per caso catechista. Catechismo, se esiste un Catechismo. catechismo, ok. Ho letto in aula alcuni libri che ha scritto Anne. La lua, si eleva del libro di Anna. E dice, mi chiedo se posso dire ai bambini che Gesù non è morto quel giorno sul Golgata, ma era vivo. Posso dire la verità o devo adeguarmi al sistema? Sono 5 anni che me lo chiedo e ogni anno l'esigenza di dire la verità diventa sempre più forte. Cosa devo dire? Per favore, ditemelo voi, vi ringrazio di cuore. Tu dois dire, on en parle la vérité ou qu'est-ce que Voilà, il faut le le dire, système. il faut trouver la façon de le dire. Allora, bisogna dirla la verità, quello che c'era nei libri di Anna, ma bisogna trovare il modo per dirlo. En disant par exemple qu'on ne meurt jamais, esempio, dicendo che non si muore mai, que quelqu'un qui meurt, il est encore vivant, che quoi, quelque qualcuno che part. muore è ancora vivo Et que pour Jésus, c'est encore plus e che per Gesù è évident. ancora più ovvio, Évident, mais evidente. c'est important peut-être. Les enfants qui naissent depuis un certain nombre I d'années, bambini che nascono da un certo numero di anni ils ont déjà ça dans la tête. hanno già questi idee in Parce qu'ils testa. ont déjà reçu cet enseignement-là sur les plans avant de venir. Perché sui piani sottili, prima di incarnarsi, hanno già ricevuto questo insegnamento. Donc, ils viennent avec une conscience différente. Quindi vengono con una coscienza diversa. Donc, je pense, si vous, en tant qu'enseignante, vous leur dites, Se tu, in quanto insegnante, glielo dici, je crois que forcément, ça devrait passer avec eux. penso che con i bambini la cosa C'est passerebbe. peut-être avec les parents que ça E passera magari con meglio. i genitori, o le prete, Ou le prêtre. o il prete che magari passa un po' meno. C'est ça. C'è un'altra domanda.
legata al Messia. E dice: chi è tornato ora sulla terra è il Messia, non è quel maestro Gesù? Alors, celui qui est revenu sur la terre, est-ce que c'est le Messie ou c'est le maître Jésus de l'époque? Il y a de la confusion. C'est la même chose. Est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Per lei è la stessa cosa. Le Messie, c'est le maître Jésus. Il Messia è il maestro Gesù. Qui, pendant une période de 3 ans, a reçu en lui le Christos et le Logos. Che durante un periodo di 3 anni ha ricevuto su di lui il Cristo e il Logos. Parce qu'il fallait libérer la terre avec une énergie beaucoup plus puissante que tout ce qu'on peut connaître. Perché bisognava liberare la terra attraverso un'energia molto più potente di tutto ciò che possiamo conoscere. Pour qu'elle puisse continuer sa route. Affinché potesse continuare la sua strada. Mais quand ces deux êtres la libéraient d'un karma de son passé. Liberarla dal karma del passato. Mais ces deux êtres, quand ils sont partis, ma quando quei due esseri sono partiti, au moment de la crucifixion, nel momento della crocifissione, le Messie, l'être Jésus, a continué. Il Messia, l'essere Gesù, ha continuato il suo lavoro. Donc, et c'est lui qui est revenu. Ed è lui che è tornato adesso. Vabbè, donc, Messie ou Jésus, pour moi, c'est la même chose. Messia, Gesù, per me, è la stessa cosa. Est-ce que tu veux dire sur le livre qu'il est incarné en Syrie et voilà, mais oui, il est incarné en Syrie, mais il n'a pas pour l'instant un rôle public. La cosa che sai, che ha scritto nel libro, è che è incarnato in Siria, ma non ha un ruolo pubblico. Par contre, il va falloir faire attention aux faux messie. Ma state attenti ai falsi messia. Ce n'est beaucoup qui vont apparaître. Perché ce ne sono molti che appariranno. Et il y en a beaucoup qui vont apparaître même en faisant des miracles, en faisant anche facendo miracoli, facendo cose straordinarie. Mais qui sont quand même de faux messies. Ma sono dei falsi messie. Un peu comme les magiciens du désert à l'époque de Jésus. Un peu comme i maghi del deserto all'epoca di Gesù. En fait, en apparence, ils faisaient les mêmes choses. Par exemple, un magicien du désert pouvait faire apparaître quelque chose. Perché un mago del deserto poteva far apparire qualcosa, quindi in apparenza faceva le stesse cose. Mais c'est la conscience qui est à l'intérieur qui est différente. Ma la coscienza che c'è dentro è molto diversa. Le reste, bon, c'est... Ah, no, ma tu nei tuoi viaggi in astrale, che continui a fare ancora adesso, no? Oui, continui a fare viaggi astrale. Ma hai avuto, cioè, insomma, 30 anni fa hai scritto quello che sta succedendo adesso. L'evoluzione dell'adesso l'hai vista nel tuo viaggio astrale? No, è scritta di nuvelle, mentre no, avec des voyages astrales ou d'autres... Disons que l'évolution del nostro presente. Par rapport à notre présent, oui, parce qu'il y a 4 ans, quand j'ai écrit Gina, les nouvelles se rapprochaient, quoi. Diciamo che le novità erano che queste cose che aveva scritto 30 anni fa, 4 anni fa, quando ha scritto Gina, già si stavano molto concretizzando. Donc c'était il y a pas longtemps. E non è tanto tempo fa. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de prises de conscience. Ma quello che sta accadendo è che ci sono sempre più prese di coscienza. Et que donc, il y a des êtres qui commencent à avoir peur. Et ci sono esseri che iniziano ad aver paura. Ils ont peur de notre réveil, du réveil de l'humanité. Hanno paura del risveglio dell'umanità. Et c'est pour ça que maintenant, ils travaillent à visage découvert. È per quello che adesso lavorano a volto scoperto. Par exemple, l'histoire du virus, l'histoire de l'enfermement. Per esempio, il confinamento, il virus. L'histoire de la 5G, tout ça. La 5G. Je veux dire, ils travaillent maintenant à visage découvert parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent aller vite. Perché lavorano a volto scoperto perché hanno paura e vogliono andare in fretta, realizzare i loro progetti in fretta. Parce qu'ils sentent qu'on est en train de réveiller la puissance qui est en nous perché et la lumière qui est en nous. Che noi stiamo risvegliando la risvegliandoci, certo. Dentro di noi. Et donc, c'est ça qui leur fait peur. Ed è questo che gli fa paura. Et c'est pour ça qu'ils font un peu n'importe quoi, quelquefois. È per quello che a volte fanno un po' delle cose un des po' choses assurde. Qui paraissent aberrantes. Cose che sembrano aberranti. On se dit, mais pourquoi ils font des choses comme ça, quoi. E si dice, ma perché queste cose? Sì, sì, che sono anche per noi incredibili, no? Voglio dire, la prima volta che io come giornalista ho letto Il Club dei Bilderberg, che è stato scritto da un giornalista. Hai letto cosa? Il Club dei Bilderberg, ah, okay. Che è stato scritto da un giornalista spagnolo, sì, che si è rifatto come dobbiamo fare noi giornalisti alle fonti, no? Quindi aveva delle fonti, le sue notizie, no? Di quello che lui ha scritto, cioè rimaniamo increduli, no? Nel resto sorpresi, choqué par rapport a on n'y croit pas au départ. All'inizio non ci si crede. On a l'impression que le gouvernement veut nous aider. Abbiamo l'impressione che il governo ci voglia aiutare.
On a l'impression que la santé, l'OMS veut nous aider. Abbiamo l'impressione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità voglia aiutarci. Et là, on est en train toutes nos croyances et notre monde s'écroule. E adesso tutte le nostre credenze e il nostro mondo stanno crollando. Comunque. Beh, voglio dire, in questi giorni noi abbiamo visto diversi servizi televisivi sui media, quindi che hanno cominciato già, cioè, come dire, a fare un'opera di trasparenza, tra virgolette, l'OMS, che è nata come una realtà che doveva garantire la salute dei popoli della Terra e che quindi non era una istituzione privata, ma era una istituzione dei popoli e delle nazioni. Adesso sappiamo, grazie ai media, che nell'OMS abbiamo i privati. Che vive all'interno dell'OMS, gli uomini della zona d'onda. Sì, bien sûr. Già, voglio dire, il risveglio sta, insomma, arrivando, ecco, quindi dobbiamo avere speranza e fiducia nell'uomo, ecco. Complètement. Sì. Moi, je suis très optimiste. Là, il est molto optimiste. Parce que je vois que les gens, même si tout le monde ne se réveille pas en même temps, oh, non, tutti si svegliano in contemporanea. Donc ça, il faut l'accepter. Questo va accettato. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui ont envie que le monde change. Ma ci sono molte persone che hanno voglia che il mondo cambi. Mais même avant le confinement et le virus, anche prima del confinamento e del virus, c'erano già molti che volevano che il mondo cambiasse. Quand vous pensez qu'à notre époque, il y a encore des famines. Quando pensate che nella nostra epoca c'è ancora delle carestie? E che le gens meurent plus de famine que du coronavirus? Che le persone muoiono molto più di carestia che di coronavirus. E qui meurent plus de, comment ça s'appelle, de l'air vicié, la pollution? Che muoiono molto più dell'inquinamento. Que du coronavirus? Che del coronavirus. C'est quand même impressionnant. È impressionante. Et donc, on aimerait que le monde change, mais on savait pas comment. Parce vorremmo che il mondo cambi, ma non sapevamo bene come il fare. Il fallait vraiment un gros choc. C'è stata un'accelerata. C'è stata un'accelerata, vero? Senti, Anna, voglio farti una domanda, perché su Focus, il mistero della vita, i nostri amici, tanti nostri amici, anzi, direi che per molti la motivazione per iscriversi e cercare un gruppo come Focus, il mistero della vita, parte sempre da una sofferenza affettiva, un distacco, quindi sicuramente tra i nostri amici di Focus ci sono tante persone che chi ha perso un figlio, chi ha perso un marito, una madre, un padre, ecco. Ecco, mi piacerebbe tanto che tu con la tua esperienza così importante, ripeto, cioè in fondo cioè, voi all'inizio quando avete lavorato sui vostri viaggi astrali siete veramente poi diventati capostipiti di questa esperienza da voi in avanti, poi sono nate tante, anche la vostra scuola e quindi tante persone, no? Adesso si dedicano anche alle ricerche nella caccia. Allora sarebbe molto importante che una persona come te riuscisse in qualche modo a dare un messaggio, no? Ai nostri amici, no? Che quindi hanno perso i loro cari, cioè per fargli capire, ma dove vanno dopo la morte fisica? Aiutarli a capire, ecco, perché la spiritualità parte dalla morte, cioè dal capire che cos'è la morte. Ma qual è la visione che noi abbiamo della morte? No? La visione che noi abbiamo della morte. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa con Daniela. Ecco. Mi potrete mandare Daniela che mi va a sortire. Lei come tanatologa. Cioè, è anche l'ultimo libro che Anna ha scritto, che immagino Daniela stia traducendo, che spero uscirà tra poco in italiano, che è proprio su questo tema. La morte. Donc, par exemple, ce que je peux dire, c'est que vraiment. Pour moi, la mort, ça n'existe pas. Per esempio, lei quello che può dire è che per lei la morte non esiste. Quand je fais un voyage astral, c'est comme si je mourais, si je reviens pas dans mon corps, je suis mort. Quando faccio un viaggio astrale, è come se morissi. Quando torno nel mio corpo, è come se fossi morta e rinasco.
Et là, dernièrement, donc, dans le dernier livre, justement, je suis une personne qui est une jeune femme de 30 ans qui vient de mourir d'un accident de voiture. In questo ultimo libro, che uscirà tra poco in italiano, siamo sicuri, Anne segue la storia di una giovane ragazza che è appena morta di un incidente d'auto. Et elle est très drôle parce qu'en même temps, elle se pose plein de questions. Elle, è una storia simpatica elle... perché si fa molto, questa ragazza si fa molte domande. Et puis, à un moment donné, elle se dit, mais je suis plus vivante que quand j'étais dans mon corps physique. Et à un certain point, si dice, ma... Da, in questo momento sono molto più viva di quando ero dentro il mio corpo fisico. Alors, ce que je peux dire, c'est que vraiment à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, c'est quello surtout, che posso dire a tutti coloro che hanno perso qualcuno. Ce qui rend le plus triste les personnes qui meurent, enfin, qui ont quitté leur corps physique. Quello che rende più triste le persone che hanno lasciato il corpo fisico. C'est que les personnes qui les aiment sont en train de pleurer alors que elles sont encore mieux qu'avant. È che vedono che le persone che le amano sono lì che le piangono mentre loro sono vive ancora più di prima. E che c'est important pour ces personnes justement que les gens qu'elles aiment puissent reconnaître qu'elles sont encore vivantes. E per queste persone che sono morte tra virgolette è molto importante che coloro che sono ancora vive possano riconoscere che in realtà loro sono vive. Come un enfant qui part en voyage, come un bambino che parte in viaggio. Voilà, bon. Ecco, qual è il tuo pensiero sul medium, sulla figura del medium? Medium, la mediante. La mediumità. Ça dépend du medium. Dipende dal medium. Ça dépend, il y a des médiums qui contactent des entités ordinaires. Ci sono dei medium che contattano un po' delle entità ordinarie. Et puis des entités qui vont, des médiums qui vont contacter des entités. Ça dépend de la qualité intérieure du médium. Dipende dalla qualità interiore del medium. Chi il va inviter à sa table. Da chi lui invita alla sua tavola. Mais bon, c'est une capacité. È una capacità. Donc, par contre, ce qu'il faut pas, c'est toujours aller voir quelqu'un. Chercher à avoir des contacts avec quelqu'un qui est mort. La cosa che non va fatta è continuare a cercare di avere dei contatti con una persona che è morta. Parce que la personne, elle va vous contacter. La persona vi contatterà. Mais si vous la dérangez tout le temps alors qu'elle est en train de vivre des choses importantes, de faire des connaissances, d'apprendre. Se voi la disturbate. Mentre lei sta vivendo cose importanti, sta facendo delle nuove conoscenze, sta imparando. C'est comme si vous aviez quelqu'un que vous aimez qui travaille et puis vous, toutes les 5 minutes vous allez le chercher parce que... È come se aveste qualcuno che amate che sta lavorando e a chiedere qualcosa. Et ça, c'est dérangeant. Questo disturba. C'è una domanda che mi chiedono, ma tutti quanti possono andare a fare i viaggi in astrale? E se tout le monde peut faire le voyage astrale? Beh, tout le monde le fait toutes les nuits. Tutti lo facciamo tutte le notti. Dove dire un libro sì, oui. Le CD? Allora, il y a un libro e un CD là-dessus. Abbiamo scritto un libro e ha fatto anche un CD su questa cosa. Bien, justement, j'ai décidé de la bien expliquer parce qu'il y a de plus en plus de personnes. Di spiegare bene come fare un viaggio astrale perché ci sono sempre più persone. Qui vivent l'expérience mais qui ont peur parce qu'elles savent pas où elles sont ni ce qu'elles font. Che vivono l'esperienza ma hanno paura perché non sanno dove sono, cosa gli sta accadendo. Il y en a beaucoup plus qu'avant parce que la terre est en train de s'éteriser. Ce ne sono molto più di prima perché la terra si sta eterizzando. Donc les capacités subtiles sont différentes. Quindi le capacità sottili sono diverse. Et donc Alors tout le monde le fait toutes les nuits parce que le corps astral fanno tutte le notti il viaggio astrale. Parce que le corps astral a besoin de se ressourcer. Perché il corpo astrale ha bisogno di recuperare delle energie. Donc de toute façon les personnes vont au moins sortir au-dessus de leur corps. Quindi in ogni modo tutti almeno escono un pochino fuori dal corpo. D'ailleurs quelquefois quand vous avez après s'en rappelle pas. Poi non se lo ricordano magari quando risveglia al mattino. Ou quelquefois vous faites des rêves prémonitoires parce que vous vous souvenez. Oppure a volte fate dei sogni premonitori perché ve ne ricordate. Mais quand vous revenez d'un voyage astral, c'est vraiment très clair, très net le souvenir que vous avez. Ma quando tornate da un vero viaggio astrale, vi ricordo, il ricordo che avete è molto chiaro e molto netto. Vous avez des couleurs, vous vous souvenez de couleurs. Vi ricordate dei colori. Mais sinon, vous le faites et vous ne vous en souvenez pas. Altrimenti lo fate, uscite, ma non ve lo ricordate. Parce que quelquefois c'est pas utile que vous encombriez votre mémoire. Perché a volte non è utile che vi ingombriate la memoria con ciò che fate la notte. Mais il faut savoir que pour certaines personnes les nuits sont plus actives encore que les journées. Mais per alcune persone le notti sono ancora più attive dei giorni. Bene.
Allora, ho visto l'ora e mi pare che, insomma, allora, ci sono ancora tante domande. Io propongo, faccio questa proposta. Ci aggiorniamo? Mi accorgo che siamo... Ritroviamo di nuovo nel salotto. A un'altra fois. Ritroviamo di nuovo nel salotto di Anna su Focus. Enrico Valentini ti manda tanti cari saluti. E... mi segno le domande che ci sono ancora e proporrei di affrontare bene la prossima volta l'argomento delle forme pensiero, perché abbiamo capito che è molto importante quel che noi pensiamo, quindi sarà bene rinforzarci alquanto su questa tematica. Ringrazio davvero tutti i nostri amici che ci hanno seguito. Sin qui ci sono le vostre domande, adesso io me le scrivo, di modo che la prossima volta, Anna, tu possa dare risposta. C'è chi ha chiesto, ad esempio, dei famosi 3 giorni di buio, ci sono ancora delle altre domande. E ne parliamo la prossima volta, così abbiamo il tempo per riuscire a svilupparlo bene, perché vedo che sono già le 11 e il tempo è volato. E quindi, cioè, ringrazio anche il tuo editore, la nostra Daniela Muzzi, con il suo lavoro, dà anche lei il suo contributo per l'evoluzione. Anzi, voglio portarla su un attimo, darle un saluto. Daniela, ti porto su, aspetta, eccola, aspetta, che sta per arrivare insieme a noi anche Daniela, eccola. Daniela, che è lei che traduce tutto, eh? Allora vogliamo vedere presto il nuovo libro di Anna, Daniela. Non ti sente? La vediamo. È il microfono di Daniela. Aspetta, che proviamo. No, è lei. E tu, è Daniela. Mi senti? Scusa, avevo zittito per non disturbare. Intanto che aspettiamo con ansia il nuovo libro poi di Anna, che ci ha accennato, vero? Ma non vi faccio anticipazioni. Vabbè, d'accordo. Comunque, noi adesso, cioè, organizziamo un'altra bella serata tutti quanti in salotto con tutti quanti i nostri amici. Sono stati veramente numerosissimi questa sera. Ringrazio tutti, Anna, grazie, ringrazio tanto Francesca, grazie Antoine, che non so, grazie anche al vostro bellissimo gatto che non si è fatto vedere, era prima in giro così. Grazie per tutto il tuo lavoro, perché hai fatto anche per comunicare qua in Italia questa nostra bella serata. Adesso Enrico Valentini è qua che mi sta dicendo appunto di salutare tutto, di salutare tutti quanti i nostri amici. Ci segneremo tutte quante le domande, di modo che si possa dare delle risposte. E quindi vi ringrazio ancora tanto di cuore. E allora presto rivederci. Qui Italia che saluta la Francia. Grazie, merci. Grazie Anna. Grazie Francesca. Ciao. Arrivederci a tutti gli amici di Focus. Alla prossima. Buonanotte.